Buongiorno! Sono un cicles in bocca, aspettate Buongiorno! Cicles vuol dire gomma da masticare, però noi qua a Torino diciamo cicles Come state? Scusate raga se ieri vi ho scammato la live ma... Eh, Cos'è che devo fare ieri? Ah si sì, è venuto un mio amico a casa mia a vedere il wrestling, il Wrestlemania quindi... Vi ho scammato Ve lo dico adesso, ieri ho scammato la live perché è venuto un mio amico a casa, l'abbiamo organizzato da tanto E abbiamo visto insieme il Wrestlemania, tra l'altro bellissimo, non so come di voi l'ha seguito raga il match finale sono arrivati John Cena, The Rock, Undertaker, Trollins. Rollins... Aiuto! Vabbè, spettacolo. Spettacolo. No, lo so, scusate, raga, mi ero anche dimenticato di avvisarvi perché non potevo aprire Instagram per evitare gli spoiler, quindi... Vabbè, lasciamo stare. Comunque, comunque, allora... Uh... Non apro la carriera da mercoledì, da quando abbiamo fatto l'ultima live. E quindi capiamo un attimo com'è la situazione. la situazione è che siamo al nono posto in classifica. Noi dobbiamo puntare alla Champions quest'anno, che però... Dista eh, 8 punti. Abbiamo la conference, ma non ci sono ancora i gironi. Ok, la situazione non è delle migliori. La difficoltà è leggenda in questa carriera realistica. Dobbiamo fare un po' di mercato. Abbiamo 21 milioni ragazzi. Interessanti, 21 milioni. eh. Cosa andiamo a cambiare? Allora, noi abbiamo comunque, in tutti i reparti, siamo messi bene: nel senso che abbiamo un attaccante e una riserva, un trequartista e una riserva, un difenso due difensori e due riserve. Quindi ci sta. Chi è che ci sta deludendo quest'anno? Eh allora, ragazzi, eh, la difesa, io non la, la cambio, Cioè, la difesa quest'anno a me sta piacendo, sinceramente, non andrei a cambiarla. Centrocampo anche. A me non convince Mauricardi, ragazzi. Io ve lo devo dire. A me Mauricardi non convince proprio. L'abbiamo preso sei mesi fa. E io lo farei volare, raga. È, è realismo questo. Non ci convince, lo diamo via in scambio, magari. Possiamo puntare un nuovo attaccante al posto di Cardi. Perché da Dani Danimota sta facendo benissimo, comunque. I cardi, però, ha quella presunzione di essere titolare. Anche Ciurria non mi sta convincendo, raga. Allora, possiamo provare a fare una cosa, raga. Ascoltatemi bene. Ditemi se vi piace. Allora, vendiamo Ciurria. Usiamo i cardi. Come scambio per comprare un'ala destra. E prendiamo un'ala destra un po' più forte, sempre per il realismo. E prendiamo una riserva di Danimote Danimote torna a titolare ci sta? Ah, vediamo un attimo ciurria ordiniamo per statistiche il buon ciurria dov'è perché si è buggato vado a andare indietro avanti Ciurria ciurria quest'anno sta deludendo raga ve lo devo dire ciurria ciurria 3 gol e 3 assist ah, valore 25 milioni raga 25 milioni noi se vendiamo ciurria potremmo fare un bel acquisto sulla destra però qual è una destra realistica per questo monza Eh no, Sterling non ha senso, raga. Politano bello, però... Cioè, per prendere Politano ci teniamo su Ria. Però ecco, il livello è uno di Politano, è un giocatore a livello di Politano, perché noi comunque siamo una squadra che l'anno scorso è arrivata settima in campionato e si è qualificata alla conference. Quest'anno stiamo lottando per la Champions, ma non stiamo andando benissimo e abbiamo anche la conference. Ovvio ecco, Sule è un bel nome, sì, Sule è un bel nome. Non possiamo ovviamente andare a prendere... Manè, Berardi. Sule è bello raga Sule Zaccagni bello però mm. Non so quanto sia realistico Sule mi sembra molto realistico Mati Sule 21 anni Alla destra C'è il problema di capire eh, Quanto vogliono Ditemi altri nomi anche No Nico Gonzalez non è realistico raga Nico Gonzalez non è realistico Dalla Fiorentina al Monza Dai Gustavo Sa Ma Gustavo Sa non è un uh, Non è un ala destra vero? No mi sta di no Gustavo Non è un ala destra è un cc, no. Gustavo Sa non è, non è un nome giusto. Orsolini, bello, però, raga. È realistico, Orsolini. Cioè, parliamoci chiaro: Orsolini è realistico. al Almonza. Mm, mm. Vabbè, io li, ne segno quattro e poi vi faccio il sondaggio su quello più realistico. Ditemi altri nomi, va? Ditemi nomi realistici. Ecco, Doku non è per niente realistico, raga. Ghiokeres, bello, bello, Ghiokeres. Però Ghiocher Sal al Salmonza. Ah, ma è vecchio Ghiocher, pensavo fosse più giovane. Ghiocher e Salmonza. Mh, lo vogliono tutte le squadre del mondo, no? Luca Romero, sì, ma mi sa che è scarso ancora. Felipe A. Eh, Felipe Anderson, sapete che sì, però mi sa che. Mh. Non lo so, eh. Felipe Anderson, non male, però 31 anni. A questo punto, forse c'è Anciurría. Lo stesso overall di ciurria, raga. Ma due che non mi sembra molto realistico. Cancellieri mi state dicendo dalla Lazio. Però è una alla destra, Cancellieri. E a sinistra. E mi sa che non, non ha abbastanza overall, raga, Cancellieri, per fare il titolare. E eh, Cubo, Cubo. Però dov'è il realismo se prendiamo Cubo, raga? Cubo bello, eh. A parte che non abbiamo i soldi. No, non abbiamo i soldi. 60 milioni, va, vale, non abbiamo i soldi. Voi mi dite tutti i Zaccagni, però dov'è il realismo di Zaccagni? Cioè, c'è realismo in Zaccagni? Boh, sì. Alla fine sì, però. 30 milioni, vale. Lui si può prendere. Gnonto? Eh, gnonto al Monza, sapete che... Però mi sa che è esterno-sinistro. Per diventare alla destra ci mette troppo, raga. Troppo. Healing realistico, sì, perché la Juve non sta facendo bene, però... Anche lui, esterno-sinistro, quanto ci mette a diventare alla destra? Quello è il discorso. Vediamo se gli osservatori hanno trovato qualcuno. Va. Allora abbiamo. Questi chi sono? Perché? Ah, ok. Campioni, sì. Vediamo se c'è qualcuno qua. Alle destre. Eh, Edwards, bello, raga. Edwards, bello. Non so quanto realistico, ma lo salviamo. Vediamo qua. Se hanno trovato qualcuno nelle varie età. Eh, vabbè, sì, Rodrigo. Anche no, magari. <ride> e vediamo qua. Questi sono quelli un po' più vecchietti, lo Zano Messi mm, Non è che hanno trovato tanto, ai nostri osservatori raga Non è che hanno trovato tanto <ride> Anche perché non li abbiamo mandati nei top 5 campionati Sempre per il realismo raga, per quella questione là e... pa, 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 pa. David Neres non è male Siamo un po' in crisi eh qua, dobbiamo capire chi fare Perché effettivamente Ciurria sta deludendo raga È un Di Maria, 36 anni 81 Sto vedendo se c'è qualcuno è sottile a sinistra però raga no Mudrik dov'è il realismo di Mudrik raga ditemi i nomi realistici Ardaguler Pulisic uh, Pulisic al mondo eh, secondo me Ciuque raga che gioca al Milan sapete che secondo me Ciuque non è così come si scrive però Ciu e come si scrive Perché me lo trova ciucuze? Eccolo qua. Sapete che ciucuze, raga? Però mi sa che non abbiamo i soldi. Ciucuwe, raga, non è così irrealistico? Men del Parma. Vabbè, ho capito, a questo punto mi tengo ciurria però se devo prendere Men del Parma, no? Arda Guler non è realistico. Un conge. Mm? Ndoye, ma Ndoye non è, è un ala destra, vero? Vediamo. Ndoye... Come si scrive Ndoye? È un esterno destro. Sì, ma... Buh, vabbè, allora. Ne abbiamo salvati un po', raga. Vi faccio, vi faccio un sondaggio, eh? Vi faccio un sondaggino. Vediamo un po' chi abbiamo. Perché mi stanno un po' deludendo alcuni. Non lo so. Ciurrì è veramente una delusione. Qua dobbiamo togliere un po' di gente. Via Giorginio, Ben Mohamed. Ma chi è sta gente? Allora, vabbè, Ghiocres, lasciamolo lì dov'è. Eh, Gnonto, mi spiace, ma esterni sinistri no, raga. Allora, eh, ne, scel ne scelgo quattro tra di loro e vi faccio il sondaggio. Non votate secondo quello che vi piace di più, ma votate in base a quello che secondo voi è più realistico. Chi è più realistico? Ricordatevi che siamo al secondo anno, l'anno scorso siamo arrivati settimi e quest'anno siamo in Conference League e stiamo lottando per la Champions. Allora, sulle... Io vi metto quelli che mi sembrano più plausibili. Sulle Orsolini mi piace. Facciamo, facciamo Zaccagni, dai, facciamo Zaccagni e facciamo Eh, facciamo Eh, Ciuku non ce la facciamo perché non abbiamo soldi, togliamolo pure. Edwards vogliono 30, facciamo Edwards, facciamo Edwards, vai. Ragazzi, votate quello più realistico secondo voi. Vi do la mia opinione. Edwards secondo me è quello più realistico. Secondo me Edwards è molto realistico in questo Monza. Vai. Voi non dovete basarvi sul Monza della realtà, perché questo è un Monza diverso, raga. Siamo al secondo anno, siamo in conference e, e via dicendo. Secondo me Edwards, ve lo dico sinceramente, io punterei su Edwards, però... Avete già votato, vediamo, Tanto avete votato su Legge, lo so. Eh vabbè, ovvio, ovvio, ovvio. Il 47% vota Mati su Eh, va bene. Che vi devo dire? Va bene. Uh, andiamo su Sule. Andiamo su Sule allora. Ora c'è solo un problema per Sule, perché io non voglio cioè voglio fare le cose realistiche, quindi non voglio dargli in scambio Ciurria. Vorrei dargli in scambio i Cardi e Ciurria metterlo in vendita, che è quello che vogliamo fare, quindi Ciurria lo mettiamo in vendita e proviamo a dargli in scambio i Cardi. Ah, non posso dargli in scambio i Cardi, mi sa. Proviamoci. Vabbè, avete votato su Le? Eh, andiamo, decidete voi. Avete detto voi che su lei è il più realistico. Eh? Va bene. Va bene. Andiamo su, su Le allora. Vediamo quanto vuole la Juve però, perché magari è già un fenomeno e non ce lo danno. diamo il baghettino. 32 sì. milioni. Ok, ok, quindi gli diamo i cardi se lo vogliono, più 10 milioni. Mi sembra logico. I cardi più 10? Eccolo lì il problema Non vogliono i cardi A sto punto raga io farei che dagli direttamente Eh no però non voglio dargli ciurria Perché poi dobbiamo tenerci i cardi Ci teniamo i cardi come riserva raga Gli diamo ciurria Perché sennò no dobbiamo aspettare che viene venduto ciurria Secondo me è meglio Edwards infatti eh. Però avete votato su lei che vi devo dire Aspettate va Facciamo una cosa, va. Vi faccio un sondaggio Edwards contro, 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 contro Sule Vediamo un po', va, perché... Non so, io sono più per Edwards, è più realistico secondo me. Sì, vi faccio il sondaggio solo Edwards e Sulé. Vai, lanciato. 20 secondi di tempo, intanto aspettiamo e capiamo cosa fare. Tanto Huerta, 26 milioni, eh. Potremmo dargli, dargli Ciurria, però io Ciurria per il realismo preferivo venderlo, sapete? Anche perché un ria che va alla Juve. Mm. Vediamo. Oh, cambia tutto, attenzione, il 54% di voi vota Edwards. E allora fermi. Fermi tutti, fermi tutti perché cambia tutto. Cambia tutto. Quelli che avevano votato gli altri due alla fine vanno su Edwards. Ok, ok. E allora andiamo su Edwards, ragazzi, andiamo su Edwards, 34 milioni vogliono, vediamo se per caso loro vogliono i Icardi e la svoltiamo così, mi sembra molto più realistico, raga, I Icardi più 14 milioni, dai, olè, bene, hanno pure preso i Icardi, no, Edwards, raga, invece sapete che per il, ovviamente per il Monza della realtà non sarebbe realistico, per questo Monza è, è realistico, raga, perché un Monza al secondo anno di carriera... Che in Conference League sta lottando per la Champions, non è un giocatore incredibile Edwards, ci può stare raga, mi piace. Dobbiamo trovargli un nuovo soprannome però eh, perché, perché sì. Allora, tra l'altro abbiamo messo in vendita Ciurria, che in realtà noi l'abbiamo messa in vendita ma a sto punto Ciurria potrebbe anche fare semplicemente la riserva raga. Facciamo 40 ma non vorrei che rifiuta, facciamo 45, potrebbe fare anche semplicemente la riserva eh, 50 vuole, va bene. Prendi Belotti o alterni con Mota Ah è vero adesso dobbiamo prendere una riserva dell'attaccante Sì giusto Potremmo prendere un giovane Sapete come riserva Potremmo prendere un giovane Allora adesso abbiamo a destra Titolare Edwards e Ciurria Io non so se venderlo, raga È vero anche che abbiamo il Poeta Romeo Però oh, Ciurria come riserva non sarebbe male eh. Vabbè poi vediamo se arrivano offerte Possiamo prendere un giovane davanti Io però andrei avanti E vediamo piuttosto vendiamo Ciurria E vediamo se poi arrivano offerte ok un giovane promettente, magari. Quanto abbiamo di budget? Abbiamo 4 milioni più la vendita eventuale di Ciurria. Vabbè, andiamo avanti, raga. C'è il debutto di Edwards, eh? Uh, no, offerta per Izzo. Ma no, Izzo no. Izzo è titolare. Ma che stai dicendo? Perché mi dite tutti Nico Paz, raga? Cerchiamo Nico Paz. Siete fissati con questo Nico Paz? Ma non sapete che non lo conosco neanche, Nico Paz? Tra l'altro, volevo chiedervi... Uh, vi è piaciuto il video di... Ah, ma è un cc, raga. Ma perché mi dite cc? Ma basta! Non, non lo voglio, Nico Paz. Questa è una carriera realistica. Realistica, eh? Ildiz? No, però dov'è il realismo? Raga, dov'è il realismo di Ildiz al Monza? Dai, no. Cioè, se fosse una carriera classica dove facciamo le cose, ok, ma. Dov'è il realismo di Ildiz al Monza? No. Diciamo, avete visto il video di oggi, raga? Vi è, vi è piaciuto il video di oggi? Quello al campetto con Mini Leao? Secondo me, tanta roba. Intanto, qua vogliono rubarci Capitan Pessina. Ci vogliono dare Tony. Ma vai va quel paese, va. Ok, ok. Andiamo, raga, andiamo contro il Genoa. Difficoltà leggenda, giusto? Sì. Uh, Edwards titolare, Huerta, Mota. Ok, finalmente Mota torna a essere titolare. Ci siamo liberati di quel peso di Cardi. Ciurria per ora va in panchina, dai, almeno in panchina, sì. Ah, è tornato Mancuso da un prestito. Però che facciamo giocare Mancuso come riserva. Mm, non lo so, vabbè, vabbè. Anche... Vabbè, Ruiz abbiamo. Non si è messi malissimo, eh, raga. Vabbè. Uh, andiamo, raga. La squadra, sapete che inizia a formarsi bene, mi piace, mi piace. Oselu, raga Il mio Sosia. Prendiamo Oselu come riserva Aspettate, sondaggio Oselu come riserva, raga Ose... tanto Lui è scarso, Real Madrid gioca giusto Perché non hanno un attaccante Quindi secondo me ci sta, Viral Monza Mamma mia, il mio sosio Oselu Perché c'ho il trainer attivato? Trainer No, ok, si bugga tutto. Oselu, raga, il mio sosia Ma perché mi scrivete di prendere Mattistel? Ma dov'è il realismo se prendiamo Mattistel? Lo volete prendere solo perché sapete che diventa un 95? Questa è la carriera realistica, ragazzi. Ogni cosa che facciamo in questa carriera deve rispecchiare il realismo. Intanto partiamo bene? Partiamo bene? Carlos Augusto. Martinez. Tutti i portieri che si chiamano Martinez sono forti, eh. Voglio vedere il debutto di Edwards! Attenzione, eccolo Edwards, la mette giù. Il primo pallone è subito una magia. Wow, lo chiameremo il giocoliere? Che dite, Edwards? Bel cross. Cioè, in realtà non era un bel cross, però volevo fomentarlo un po'. McKenny dentro, Pessina! Fuori! Mamma, stiamo giocando bene, ragazzi, eh! Stiamo giocando bene! Mamma mia, dai, 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 questo episodio voglio arrivare nelle prime quattro, eh, ve lo dico. Ve lo dico, potresti prendere teghi, Sì, sempre per il realismo. Eh, volete Zelu, raga. Mi sa che prendiamo Zelu. Mi sa che prendiamo Oselu. Allora, volevo chiedere adesso: concentriamoci un attimo che abbiamo finito praticamente questa parte concitata del mercato. Vi è piaciuto il video di oggi quello che ho fatto al campetto? Mamma mia, quanto corre Edwards! Il video che ho fatto al campetto con Mini Leao, il sosia. Ragazzi, Edwards corre troppo. Ragazzi, è un fenomeno. Ragazzi, abbiamo trovato il giocatore che ci svolta la stagione, Edwards, dentro, Vignato, Vignato, dentro! È tornato il filosofo! Dani Motta da Carvao, io Dani Motta da io Allora, quelli a cui non è piaciuto il video, cioè che mi stanno dicendo "No, non mi è piaciuto, così così, bla bla". Potete darmi un consiglio, cioè ditemi perché non vi è piaciuto, così capisco cosa migliorare nei prossimi video se se vorrò fare ancora video al campo, ecco, non vi piacciono proprio i video al campo? O, o cosa? Spiegatemi un attimo. Vi leggo, eh, questa cosa è importante per me. Voglio, voglio la vostra. Tanto, qua ci stiamo gasando. Oggi è un episodio dove vogliamo volare. Vogliamo volare. Vogliamo volare. Io non l'ho visto, no? Chi l'ha visto e mi ha detto che non gli è piaciuto. Raga, senza farvi problemi, tranquilli, ditemi cosa non vi è piaciuto. Anzi, mi fa piacere se mi dite cosa non vi è piaciuto. Così capisco cosa migliorare. Non mi piace. Eh, ma non mi piacciono perché. Qual è il motivo? Eh, ho capito, ma... Non lo so. Non vi piace in il campo, ok? Però la 100 tiri vi piace. Quindi non lo so. Tanta attenzione, Izzo. Izzo... Lo vogliono tutti quanti, ma noi lo teniamo in squadra. Il filosofo. 2-0. Vamo, vamo, si, vola. Era molto bello. E nessuno che mi dice il motivo perché non gli è piaciuto, eh? Mi piace tutto Va bene, va bene Dai, ragazzi Forza, ragazzi Non mollate Ta -da 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 -ta -ta -ta. Aiuto, aiuto Aaron, 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 aiuto Aiuto Ok Il filosofo, ragazzi, oh, non ha più la pressione di Cardi. È tornato quello della scorsa stagione. Bastava togliergli il peso di Cardi dietro. È comunque un giocatore come Cardi, un grande campione che ha giocato in tante top squadre. Al PSG, all'Inter. Avercelo in rosa e sapere che ti giochi il posto con lui non deve essere facile. Intanto Dani Mota lancia per Edwards. Edwards, il nostro acquisto. Che giocatore sublime. Non la perde mai. Dobbiamo trovargli un nome. Pessina, attenzione, Huerta per il quit. niente. Faceva schifo, tu non sai fare i video, dice Arturox. Ok, non è una critica costruttiva però questa. Potrei fare una mia sfida al campetto, arriverà, arriverà ragazzi. Arriveranno le mie sfide al campetto. Per lo speciale 200.000 una bella idea. Birindelli. Okay. C'è qualche moderatore ragazzi che vedo dei messaggi in chat che non mi piacciono. Ah. Allora, ragazzi, io ho una. Il, ma... il soprannome di Edwards è Flash. Eh, o il giocoliere Flash è Edwards, Speedy e Flash. Eh, sapete, potremmo, sì, o se no, giocoliere, non so. Allora, divertitevi a darmi un po' di soprannomi. Intanto io faccio quittare i nostri avversari, va? Che siamo 2-0. E iniziare il video con un quit. Sarebbe godurioso iniziare la live con un quit. Mamma mia, me. il meccanico. Mi è mancato giocare con questa squadra un po', eh. Occhio da. Danjuma! Ma com'è Danjuma al Genoa? Vabbè. Flash. Dite flash? Va bene. Flash Edwards. Però non è che suona bene. Flash Huerta. Gira per Dani Mota. Il filosofo. Gira per Speedy Huerta. Si va dal barman, si va da flash e edwards. Ah. Dobbiamo fare il piano di crescita. Eh? Puoi fare una sfida tipo la 100 tiri. Eh vabbè, non posso copiare un format, raga, no. Ho chiavignato. Il barman! Mamma mia, Martinez ha rovinato un gol che poteva essere il gol della stagione. Intanto, palla dentro per Carlos Augusto. Stiamo letteralmente dominando baschi rotto Logan Poli, il capitano. E sapete cosa succede sul 3-0? Quit! Stiamo volando. Si parte con un 3-0 che poi diventa un 4-2, ma va bene lo stesso. Quit, 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 quit. Edward flash, va bene, ma quanto ha di velocità? Sto Edward, raga, perché? 86, neanche troppo, però. Ci gasa, facciamone il piano di crescita, tra l'altro. Abbiamo vinto la prima, raga. È già il più forte della squadra, Edwards. Però ci sta comunque il realismo. Perché abbiamo detto non prendere giocatori che vanno a cambiare troppo l'overall della squadra. Alla fine lui ha più uno. Quindi secondo me lì non è che abbiamo preso un 90. Bello, bello, bello. Mi piace. Andiamo avanti, vediamo se arrivano per caso offerte per il nostro Ciurria. Il Matador che purtroppo ci saluterà. Ai! Ah, ragazzi! Ragazzi, l'altra un'offerta dalla Juve di 29 milioni per Ciurria. Cerchiamo di grattare un po'. Grattiamo un po', va? Mamma mia, 29 milioni per ciurria. Facciamo. Facciamo 32, dai. Vediamo. Niente, non vogliono alzare. Vabbè, dai, di uno voglio alzare ormai. Facciamo 31. 31? Ciurria, vediamo se trova l'accordo. E poi andiamo a comprarci Joselu. Anche se. Sapete, è quasi quasi terra di moda come unica punta. Non lo so. Eh, perché. Mh, tanto continuano a arrivare offerte. Il Real Madrid vuole ciurria anche. Ma ragazzi! Ma ciurria, oh, eh, dal Monza alla Juve o al Real Madrid? Mica male, proviamo a, a chiedere tanto con loro: 34 hanno accettato 34? Vabbè, vediamo dove andrà, raga: vediamo dove andrà, che vi devo dire, follia, raga: follia. Intanto, qua gli osservatori trovano gente, ma niente di eccezionale se non lui. Loro li, li rifiutiamo. Scambia con Oselu? No, 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 facciamo le cose realistiche: lo vendiamo. E poi andiamo a comprare Rosel. Uh, lui. Non vale niente, però vabbè. Mi sembrava, mi sembrava valido 70-94. 71-90. Perché? Buh. Ah, tra l'altro, avete visto, ragazzi. Che sarò al Torino Comics domenica per incontrare voi, ragazzi. Quindi, se volete venire, ci facciamo una foto, firmiamo un autografo, facciamo quello che volete. Quindi, fatemi sapere, raga Molto interessante comunque qua. Andiamo avanti, raga andiamo avanti perché abbiamo una prima importante contro il Parma. Intanto, venduto, ragazzi. Spam dell'emotico della manina. Salutiamo tutti Ciurria. Salutiamo tutti Ciurria. Cosa ne pensi della sconfitta di Roman Reigns, uno dei match più belli della storia del wrestling, giusta la sconfitta, anche perché Roman Reigns ha una malattia grave, quindi secondo me ci sta deve un riposarsi. Inizia il nuovo regno di Cody. Ho letto, ho letto Isriam, vabbè, non importa. Ciurria, grazie mille, sei stato un valoroso guerriero di questa squadra, ma adesso c'è spazio per Flash Edwards Ora, ora, attenzione perché abbiamo tanti soldi eh. Abbiamo tanti soldi adesso raga uh, Il discorso è questo Andiamo intanto avanti, il discorso è questo Tanto uh, Offerta per il prezzo di Sané No, 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 rifiuto offerta, Sané no Il discorso è questo, allora Noi andiamo a prendere Una riserva di Mota o teniamo solo Dani Mota tutto l'anno a giocare tutte le competizioni No, non ce la fa Dani Mota a giocare tutte le competizioni Vero? Però ragazzi, 18 gol e 4 assist. Eh. Non vorrei che se gli prendiamo un campione dietro. Sente la pressione. Oselu sarebbe fantastico perché è il mio sosia. Però Oselu come riserva, raga. Vabbè, allora, 34 anni, 78 di overall. Ma sapete che mezzo mezzo Oselu il mio sosia lo prendiamo come riserva. Anche un Kai. Kai Ah! Kai come riserva. Però. A giocare poco, raga, non so, eh. Un Cajorga come riserva, non è male. Ditemi altri nomi come riserva di Danimota. Eh, Arnautovic è vecchio, però, raga. Inter e Minam va sempre bene perché sono squadre vicine, eh, vicine, quindi realistico. Però, raga, Arnautovic no, 75 di overall no. Sì, vabbè, Zirkzee, vai, viva il realismo. Vitor Roche, vai, viva il realismo. Amazonazmoon: Moon? Eh, Amazonas Moon, bah, 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 bah. David De Lille, viva il realismo. Lautaro, viva il realismo. Ragazzi, realismo vi ho chiesto. Che dire, Vitor Roque. Jovic? Jovic è un bel nome realistico. Allora, allora, allora. Luca Jovic, 27 anni, però accetta di venire a fare la riserva. Ah no, è in prestito, non si può. Mbappé. Vediamo mm. so se c'è un nome proprio che mi illumina. Milik! Eh, però, Milik non è così realistico, raga, Secondo me, Milik che dalla Juve va al Monza mm. Zapatone Luvumbo, zito Un giovane invece. Abbiamo qualche idea su qualche giovane? Qualche giovane che può venire a fare la, la riserva qua? Mm. Eh, qua mi dai fenomeni, però. Qua mi dai fenomeni. Vediamo su quelli invece. Futuri campioni. Chi abbiamo? Fabio Silva Moukoko, vabbè. Moukoko Cagliorghe, ragazzi vedete che secondo me, è... allora, vi voglio fare il sondaggio, vi voglio fare il sondaggio, chi prendiamo come riserva di Danimota tra Joselu e Cagliorghe, Joselu sappiamo già il che è 78, Cagliorghe non lo sappiamo, ripeto, come riserva di Danimota per il realismo ragazzi eh, per il realismo Kai o Oselu? Oselu ve lo dico il motivo, se qualcuno di voi non lo sa perché stiamo pen pensando a Oselu, perché è il mio sosia ragazzi, obiettivamente guardatelo, siamo esattamente identici, me lo dite tutti sempre, quindi Kai Orge, o il mio sosia Oselu, vai. A voi la scelta. Eh, Lucca non era male, eh, Lucca non era male, però. Vediamo cosa votate. E poi ci immergiamo... Questa stagione mi sta, mi sta gasando, ragà. Mi sta gasando. Vediamo cosa avete votato: 200 voti Kaiorg. Dite, ah, niente. Sosia, va bene. Andiamo con Kaiorg come riserva, eh. Ci sta, ci sta come riserva. Ah, vediamo un pochetto. Quanto vogliono per Kaioken? Ah, è un po' scarso. eh Kai Oken, raga Però, oh, è realistico, è realistico, obiettivamente. 4 milioni, va bene, va bene, un po' scarso forse Kaioken, okay, lo prendiamo come riserva, Bu. forse sarebbe stato meglio Zelu che ha più esperienza, non lo so. Come Oilund? No, Moise Ken! Moise Ken, raga! Bello, però come riserva, no, come riserva no, non accetterebbe mai, e noi per il realismo dobbiamo prendere un giocatore che accetta quel ruolo. Vedete, noi abbiamo detto turnover e lui ha accettato, quindi... Non è male. 73 tipo. Vabbè, oh, eh, manco male, 73. Stipendio ti diamo 13.000 e ti rifiuto andare bene. Ma come la cifra che ho offerto a Caio è ridicola? Eh vabbè, niente, dobbiamo riprovarci tra una settimana. Riproviamoci tra una settimana. Vabbè, tra una settimana ci riproviamo con Caio. Intanto andiamo contro il Parma. Io direi facciamo giocare Sanè, raga. Facciamo giocare Wisian. facciamo giocare un po' i giovani. E va, alla fine ci sta, raga. Wisian. noi lo usiamo come riserva, è un 73. Eh, Caiorga più o meno avrà quell'opera, quindi va bene. Uh, basta Diamo spazio a Ruiz magari Che è un po' scontento al posto di McKenny. Edwards titolare Mota titolare Vamo Andiamo a fare la seconda vittoria Pogba ci fosse sul gioco o caserebbe, raga ma... Chi è Kamada? Andiamo Messi Ok Messi al Monza sì. Vignato Vai Edwards Vai Dani Mota Carvalho Raga raga Flash Edwards Guardatelo ah, Al volo Non ci credo Calcio di rigore eh? No io vorrei fare un gol da calcio d'angolo. Flash Edwards. Ma che palloni mette. Logan Paul. Mamma mia, raga. Mi sto gasando. Mi sto gasando, ve lo dico. Beh, non ti è piaciuto Amsterdam? Sì, sono andato la scorsa estate. Sì, 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 sì. Bella, bella. Un po' freddo, eh, però sì. Vignato, raga. Oggi stiamo gasando, eh, ve lo dico. Sanè. Vignato. Difficoltà, sempre leggenda, ricordiamo. Ma oggi c'è un obiettivo. Arrivare in Champions. E allora Edwards. Flash Edwards, il nostro nuovo acquisto. Per Darimota. Che non ha più la pressione di Cardi Dani Moda manda tutti al bar Chi è che... Ba basti, basta Ti accetto Basta Gli ho accettato la richiesta Ma non me la spamma più sto qua Faze Luca Mamma mia Faze Luca Mi, avrei ma mi mandi ogni volta che sono in live 500 richieste Basta Sanè Aia Ok Vignato il barman Allarga benissimo per Sanè E l'anno della tua consacrazione Sanè Ti fermi Dentro Vignato Il barman Anche con un po' di fortuna 1-0 un Morata che viene a chiudere la carriera al Monza. Sì, però c'è un problema con Morata. Come i cardi, Bel nome. Però non accetterà mai di venire a fare la riserva. Secondo me, quelli sono nomi a cui dobbiamo puntare. Se dovessimo arrivare in Champions. Perché lì potrebbero accettare di fare la riserva. Perché dicono, Pur di giocare la Champions, accetto magari un ruolo da comprimario. Intanto che gol che abbiamo preso. Mamma mia. 1-1. Miaila. Non importa. Cioè, prendere Morata come riserva di Danimota, raga. Danimota abbiamo visto che deve giocare. Perché comunque è forte, raga. È forte, ha solo bisogno di minuti nelle gambe. E patisce il fatto di avere uno forte dietro. Abbiamo visto con Icardi Quando c'era Icardi a giocarsi il posto con lui, Danimota ha patito, eh. Quindi secondo me è giusto mettere un giovane dietro Danimota. Un giovane che non ti mette troppa pressione, che, però, comunque è fresco, ha voglia di dimostrare. Quindi, quando lo fa entrare in teoria dovrebbe far bene. Vediamo. Sanè. Vignato. Allarghiamo con calma per Flash Edwards. Flash Edwards. Mamma mia, ragazzi. Flash. Quanto corre? Marcel Ruiz, Dani Mota, vignato, ancora il capitano. Stiamo giocando benissimo oggi, raga. Altro che l'ultima live dove abbiamo fatto fatica. E questa è la live dove usciamo dalla crisi. Capitan Pessina si gira. Messo giù da Ballard. Ma noi stiamo giocando meglio, raga. Guardate. Usen, Sanè. Pessina, gira per il filosofo! Il filosofo, il filosofo, il filosofo! si chiama Camarda, raga, ma non c'è sul gioco. Yamal, due motivi per cui no. Non c'è sul gioco e poi sarebbe la cosa meno realistica del mondo. Yamal al Monza. Yamal ci sta quando si fanno le carriere dove si prova a vincere tutto, quindi prendi i giovani e tutto quanto. Ma vi ricordo che questa è una carriera realistica, ragazzi. Quindi. La prima cosa che deve essere realistica sono gli acquisti. E poi anche tutto il resto, eh. Però, la prima cosa sono gli acquisti. Dani Mota Gira per Vignato. È partito Sané È partito Sané Che per chi non lo sapesse, è il fratello. È il fratello del Sane più famoso. Sané mamma mia, ci prova. Stiamo giocando benissimo, raga. Stiamo giocando benissimo. Oh, pessina. Tieni, tieni la flash. No. Joe Bellingham bello. Però, Joe Bellingham, O lo prendi la prima stagione, raga. O... Oh. Mm, mi sa che... Potremmo valutarlo. Eh, comunque, Joe Bellingham come riserva. Però a centrocampo abbiamo già gente forte. Eh, come riserva anche. quindi. Sarebbe da prendere e mandare in prestito. però boh. Camarda non c'è sul gioco, raga. Fratello di Mbappé non è realistico, raga. Pensateci una. Quando mi consigliate un nome, dovete prima di scriverlo pensare. Nella realtà, sarebbe realistico. Quindi, chi mi scrive Turam? Ma secondo voi, Marcos Turam? Nella realtà, se domani vi svegliate e sulla gazzetta dello sport c'è scritto Marcos Turam ufficiale al Monza. Rimanete stupiti o no? Se rimanete stupiti vuol dire che non è un nome che va bene per questa carriera. Se invece dite, ah, ok, ci può stare, è un nome giusto per questa carriera. Edwards intanto la scarica per il barman. Tipo tu che mi scrivi Ocafor, oh, pensaci un attimo. È vero, Fabio Ronaldo, grazie raga. Fabio Ronaldo, me l'avete ricordato. Grazie mille, raga. Allora, per chi non ha seguito le scorse live, ragazzi, Fabio Ronaldo è un terzino che abbiamo scoperto. Uh, abbiamo scoperto in, champions, in conference league nel nostro girone, giocava in una squadra del nostro girone e abbiamo detto è troppo forte, quindi io non so quanto ha di overall, non so niente e non, so, non, non vi so dire nulla, vi so solo dire che in ogni caso sia che dovesse avere 60 sia che dovesse avere 80 è realistico perché noi l'abbiamo incontrato in champions, era un giocatore che non conoscevamo e l'abbiamo visto, e questa è una cosa che capita molto nel calcio reale, raga Che magari sono dei giocatori che non conosci troppo Poi li affronti in una competizione europea, te ne innamori e li compri Quindi, raga Fabio Ronaldo Il nostro nuovo terzino sinistro Cioè, devo andare a vedere un attimo, però sì Edwards, Edwards, scarica Dani Mota, scarica per il cap Che scarica ancora per Vignato Sané, siamo incastrati Flash Edwards Prova una giocata sublime Edwards ha esagerato qua Però siamo in vantaggio, dai, va bene così Uisien, bene Ruiz Carlos Augusto, Pestina, il capitano. Gira. Danimota. Ah, peccato. Uh, no, 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 no. Non prendiamo gol. eh, Bravo, Birinde. No, Miaila, Miaila, bravo, Baschi, Flash Edwards. Gira per Dani Mota, si va da Marcel Ruiz che lancia Flash Edwards, vuole il primo gol, vuole il primo gol, lo vuole, lo brama. Niente, Flash Edwards, deve tornare indietro, deve scaricare per Dani Mota che va dal barman. La palla rimane lì, non ci credo. Questa è quella partita in cui prendiamo gol al novantesimo, raga, è un dominio unico. È un dominio unico. Attenzione, attenzione, Carlos Augusto, ok. Ancora, basta scrivere mica Marda, bro, ma stai sentendo quello che dico? Non c'è sul gioco, camarda. Occhio. Occhio a respa. No, 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 è quella partita, raga. È quella. Partita. Abbiamo dominato tutta la partita, non possiamo prendere gol. Usian! Mamma mia, Usian, raga, si merita più minutaggio in questa squadra. Vignato Vignato il barman. La può portare la bandierina. La può portare la bandierina invece va dritto. Vignato. Può provare un passaggio difficilissimo. Vediamo se gli riesce. Sì, dall'altra parte c'è Edwards. Ma d'animo da calce! Sbaglia! Egoismo qua per il filosofo. Egoismo. Lo guardi Real Madrid, certo, raga, ho iniziato 5 minuti prima anche per quello, eh. Perché voglio staccare 5 minuti prima del Real, così il vostro programma della serata è questo. Stare qui con me in live e poi tutti insieme stacchiamo per quando inizia il Real Madrid e andiamo a vedercelo insieme. Intanto no, 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 piango, piango di Gregorio, ma c'è ancora un calcio d'angolo, ragazzi, occhio. Non possiamo permetterci di perdere punti contro queste squadre se vogliamo recuperare in classifica. Cacciala via, cacciala via! Finita? Yes! 2 a 1. Andiamo a vedere Fabio Ronaldo, raga, andiamo a vedere Fabio Ronaldo. Puoi prendere Arauco? Ma ragazzi, ma perché mi dite questi nomi? Ma dov'è il realismo se prendo Arauco? Dai! Dovevi prendere per giocatori in prestito, hai ragione. Adesso potremo valutare. Però eh, non te li danno nel gioco giocatori in prestito, purtroppo, è quello il problema. Bene, bene. Devo bere un po', guardate che borracciona che ho comprato, borracciona da due litri che ho scritto, buongiorno, poi c'è scritto, bevi, poi c'è scritto, ricordati il tuo obiettivo. Ho fatto i danni raga, allora mi è caduto il joystick e mi sono sbrodolato tutto, vabbè. Allora, andiamo a vedere Fabione Oliveira, com'è che si chiama? Fabio Ronaldo, non so neanche che ruolo sia, Fabio... Ronaldo, terzino sinistro, eh però raga, cioè, un attimino eh, vorrebbe dire, vorrebbe dire rinunciare a Carlos Augusto eh, è anche vero che Carlos Augusto ci sta deludendo eh, però noi così alla cieca andiamo su Fabio Ronaldo, Carlos Augusto 23 anni, eh, valore 30 milioni, non lo so eh se ha senso Sanchez dell'Inter non è lo stesso discorso di Morata però non, no non ha senso secondo me per ora come riserva ah ok per la panchina dite beh però chi abbiamo di qua in panchina terzino sinistro non mi ricordo aspettate abbiamo Gaiardo raga volete fare il facciamo il cambio fate che non so quanto vogliono per sto Fabio Ronaldo ah voi dite per la panchina ok Vediamo un po' quanto vogliono. Allora, scambio giocatori, vediamo quanto vogliono. Ah ok, sì, 5 milioni raga, possiamo fare così? Allora guardate, gli diamo Gaiardo che ne vale 4,8 più... Boh, un milione e otto, dai, ti regalo pure un milioncino. Perfetto, va bene, dai. Ha senso. Anche perché Gagliardo l'avevamo preso un po' a caso tra gli svincolati, mentre Fabio Ronaldo l'abbiamo osservato noi in, in conference, quindi mi piace. Ruolo squadra lo chiede già lui, tour 9, mamma mia. Quindi va bene. Facciamo 4 anni di contratto, va bene. Accettiamo. Ok, Fabio Ronaldo mi piace come no. Eh, 27.000 vuoi? Ok, ok, vieni, vieni, vieni. Prendi, ok, Reck in attacco come sostituto a Fab. E Fabia non è realistico Fabia non è per niente realistico Bernardeschi Raga ma tutti questi nomi che avevamo detto l'altra volta Ce li siamo dimenticati calma allora Allora facciamo una cosa perché comunque Noi adesso abbiamo venduto Ciurria Vero Sì. potremmo prendere Bernardeschi Come sostituto di Vignato Come C.O.C Bernardeschi raga Super realistico, torna in Italia raga, non si trova bene più là, vediamo se non si ritirato Bernard. Magari si è ritirato, eh. Eh, però a D. Potrà mai diventare un COC. o C? Se no farà la riserva, raga. Bernardeschi mi casa. No, devo pagare la clausola. Però può anche fare il COC, raga. Bernardeschi come riserva di vignato. Bello, eh. Tanti soldi li abbiamo perché Caiorg ci costa poco. Bernardeschi... Bernardeschi come riserva di vignato? Bernardeschi come riserva di vignato? Fatemi sapere raga, vai avvia sondaggio, anche perché Maldini ci ha deluso tantissimo. Vai, ve l'ho lanciato raga. Ancora questo camard, raga, ok? 70% sì, dobbiamo pagare la clausola, eh, raga. Eh Dai, pagata la clausola di Bernardeschi. Una follia, non so neanche quanta di overall. Però Gaza è Berna. Stiamo facendo una bella squadra. Eh. Allora, ruolo squadra. Ai Ruolo squadra importante. Se ti faccio turnover, accetti. Importante, quindi dovrà dovrà. Eh. Dovrà... Sporadico, vediamo. No, importante vuole lui. Eh, vabbè, ma i campioni sono così, ragazzi. Diamo gli importante e poi capiamo. 3 anni di contratto Va bene Quanto vuoi di stipendio Berna però un attimo eh Che già ti ho pagato la cla Vabbè 36 va bene Ci siamo ragazzi stiamo costruendo bene eh Ora mettiamo in vendita Maldini Sempre per il realismo Bello Berna Quanto ha di overall? 75? Vabbè 77 Vediamo se può diventare però COC Vabbè se non può diventare COC abbiamo un problema In teoria c'era nei ruoli Vediamo un po', Bernardeschi, non potrà mai raga, è vecchio, eh già lo so io, già lo so, ah due settimane mi gasi Berna, bene, Bernardeschi C.O.C., ora dobbiamo mettere in vendita Maldini, perché basta, ce ne abbiamo già, non dobbiamo averne troppi, e niente raga, dobbiamo poi prendere Cosoli, Kaiorg come riserva, Maldini, ah non posso metterlo in vendita purtroppo, vabbè lista prestiti, vabbè ah, mandiamolo in prestito. Bene, 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 andiamo avanti, andiamo avanti. Vediamo se possiamo rifare la trattativa per Caiorghe, tra l'altro sono passati i tempi. Arriva un'offerta per Maldini in prestito alla Roma, no, però rifiuto perché non giocherebbe mai. Sanè, rifiutato. Danimota, ce lo vogliono comprare? Marameo. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, volevo vedere se... Cos'è successo? Offerta per prestito di Maldini, l'Atalanta, ma lo fa giocare l'Atalanta? Eh. Huh. Facciamo prestito breve? Dai, mandiamo all'Atalanta, ok. Volevo vedere se appunto Cagliarga si è sbloccato. Cosa ti sei perso? Stiamo facendo un gran calciomercato, bro. Un gran calciomercato, sì. No, Cagliarga non si è ancora sbloccato, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno e poi possiamo andare a prenderlo. Bene, siamo contro il Torino, raga. In classifica, con queste due vittorie, abbiamo un po' scalato. Beh, abbiamo preso un posto in classifica e siamo a meno 4 dal quarto posto. Raga, dai, 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 vanno tutte partite facili. Adesso è il Torino, eh, che ha un punto eh, davanti a noi. Quindi è importantissima questa per scalare. Vogliamo far debuttare Bernardeschi, raga. I campioni sono così. Vogliamo provarlo anche se non ha ancora fatto il cambio ruolo? Facciamo rifiatare un po' vignato. Dai. Sanello, facciamo rifiatare. Uigen. Io vorrei dargli fiducia, raga, perché sta giocando molto bene. E, e... e... Romeo, per ora, raga, è il poeta non gioca. Ruiz. Ruiz facciamo il debutto di Fabio Ronaldo, anche, raga. Debutto di Fabio Ronaldo. Poi tra l'altro mi andrà a cambiargli il ruolo Fabio Ronaldo. Dai. Debutto di Fabio Ronaldo, andiamo. Ciao Gaetano, comunque potresti prendere o Goodbons o no, con Zora. ma li abbiamo chiusi gli acquisti, andiamo a prendere ancora Cagliore, ma ci siamo, Bernardeschi ragazzi, i campioni sono così, i campioni sono così, no, 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 mi sono dimenticato di avviare la registrazione di nuovo, eh vabbè, io devo scrivere poi al, devo scriverglielo all'editor. perché poi sapete che faccio il video recap, ma mi sono dimenticato di avviare la registrazione, che tonto che sono, guardate come giochiamo, raga, ma giochiamo troppo bene, huerta. Bernardetti, col 10, si è preso il 10. Huerta, Huerta, Huerta per riscattare la stagione. Che scarso, che scarso, che scarso che sei, Huerta. Ah, McKenny, non ci credo. Dragone viola, raga. Dragone viola, dragone viola, Huerta, Huerta, Dragone viola. Non va. Pessina, mette fuori per Baschi rotto. Dani Mota si incastra. Ok, va bene. E bene, bravo, va bene, bravo. Va bene, bravo. Va bene, bravo. Vabbè. Va, va, no, non va bene, non va bene, non bravo. Bernardeschi. Dai! Basta spammare in sì. Ragazzi, allora, i moderatori mi possono sospendere chi spamma, grazie. No, non prendiamo gol. Ragazzi, no. Fabio Ronaldo al debutto. Abbiamo tanti debutti qua, eh. Bernardeschi. Troviamo un soprannome per Bernardeschi. Il campione. Il campione Bernardeschi, non lo so. Vabbè, ma Bernardeschi non è che giocherà tanto. Lui ha chiesto un ruolo importante, gliel'abbiamo accettato, ma non sa che in realtà non giocherà molto. Sarà deluso un po' come quando era alla Juve. Nella realtà succedono queste cose: che un giocatore viene preso con un ruolo, gli viene detto tu sarai importante, e poi, eh, poi viene, viene relegato. Tanto Dani Mota Per il campione Bernardeschi. I campioni sono così. Però quello era Sanchez che lo diceva: Bernardeschi, mamma mia, la classe! E il Lotoronto, lo chiamiamo il Lotoronto. Guardate il Lotoronto: E Lotoronto, gira Edwards. Dani Mota. Eh, ho esagerato. Ho esagerato. Ho esagerato. Ho esagerato. Adesso, guardate che devo sospendere dalla chat. Questo Matteo che sta continuando a spammare. Che è lo stesso che prima diceva di comprare camarda. Vai a pensare un attimo, ma metti utente in timeout. 10 minuti in punizione. Vediamo, vediamo se capisci. Se capisci che non devi spammare. Vamo. Edwards. Berna. Bernardeschi e lo Toronto. Lo prova. Lo prova e lo Toronto. Debutta così e lo Toronto. Debutta così e lo Toronto. E lo Toronto. Al debutto con la maglia del Monza. Bernardeschi. Ragazzi. Ragazzi. Invece di continuare a scrivermi nomi. Potete dirmi qualcosa qua su questo gol. Io vi chiedo un sempre un favore, raga. Il solito. Durante le partite. Non ha senso scrivere mi compra quello, compra quell'altro. Durante le partite. Facciamo il tifo, ragazzi. Bernardeschi, che è stato un acquisto incredibile. La dà a Flash Edwards. Flash Edwards dietro. Ah, peccato. Che gol ha fatto il Bernardeschi. No? Sta live, stiamo volando, raga. Dai, eh, ma questi acquisti ci hanno svoltato, eh. Edwards, Bernardeschi, tutto, tutto che mi piace. Questa carriera realismo sta andando bene. Stupito dal Berna, no? Ma follia, raga. Ha segnato per il Monza con il numero 10, eh? Occhio Vignato, eh? Occhio Vignato, che rischi, eh? Rischi perché un Bernardeschi così in spolvero. Attenzione, Vignato quest'anno sta un po' deludendo. Dani Mota, Dani Mota, Dani Mota, Dani Mota cerca un compagno, e non lo trova. C'è ancora qualcuno dentro. Pessina il capitano, peccato. Uisian di testa, pam. Baschi vai. Birindelli. Andiamo da Edwards Flash, gira, gira per... BERNARDESCHI! Federico e lo Toronto! Bernardeschi si presenta così, ragazzi! Si presenta così! Al Monza con una doppietta! L'esperienza nazionale e internazionale del Berna. Juventus, Fiorentina, Toronto e adesso chiuda il Monza. Una carriera gloriosa, devo dire. Titolare subito, raga. Eh, Vignato rischia qua, eh. Vignato rischia di perdere la titolarità. Tira delle botte incredibili il Berna. Mamma mia. Mamma mia il Berra, adesso un bel sondaggio dopo questa partita, ma cerchiamo di far quittare anche loro, vai, Dani Mota. ma come stiamo giocando questo episodio? Sembra che mi ha messo esperto, talmente siamo confident, Huerta, Bernardeschi allarga per Flash, Edwards, parata del portiere. parata del portiere, ma ci siamo ragazzi, ci siamo, Flash Edwards, dentro, Dani Mota, alta Altro che è venuto per fare la riserva, vuole il posto da titolare lo sta dimostrando, ragazzi. Effettivamente noi l'abbiamo preso per fare la riserva. Ma se dimostra di essere un fenomeno, ha maggior ragione perché Vignato quest'anno sta deludendo. Lo sappiamo tutti, eh. La scorsa live vi ho fatto un sondaggio vi ho chiesto chi è la delusione più grande di questa stagione. Tutti avete risposto senza pensarci due volte Vignato. Intanto, Edwards gira ancora per il Berna che si ferma il Berna. Mamma mia! Cerca un corridoio impossibile qua il Berna. Dicevo, Vignato tutti l'avete etichettato come la delusione di questa stagione, quindi, raga, non lo so, eh. Tanta attenzione Calvert-Lewin, per riaprirla, per riaprirla, per riaprirla, esci, purti, Il meccanico, risolve i problemi come i meccanici, quando ti si rompe la macchina, facciamo occhio, facciamo occhio, Guarda, bravo, si va da Pessina, si va dal Berna, si va dal Berna, vediamo se è anche un ottimo passaggio, il Berna, la passa al filo, eh, niente, niente. Chi abbiamo comprato come acquisti? Allora, abbiamo preso Edwards a destra, dallo Sporting Lisbona, abbiamo venduto Ciurria, che stava deludendo purtroppo dopo aver fatto un ottimo servizio la scorsa stagione. Poi abbiamo preso Bernardeschi in teoria come riserva di Vignato, ma adesso al debutto ha già fatto una doppietta. E abbiamo preso Fabio Ronaldo come riserva di Carlos Augusto. Bernardeschi. Intanto, ancora palla prelibata per Flash Edwards. Sul secondo pallo c'è Huerta. Visto, mamma mia, che cross! Scarico fuori. Pessina! Stiamo giocando benissimo, benissimo. Berna titolare, eh. Non lo so. Huerta Dragone Viola. Ah, non lo chiude, Uisian. Non lo chiude, Uisian. Che peccato. Che peccato. Ma stiamo volando. Cosa ti sei perso, Leandro? Ti sei perso un gran calciomercato e tre vittorie su tre partite disputate. Questo Monza sta volando e vuole prendersi la Champions League. Occhio! Mamma mia! Facciamo gli applausi, raga, per questo gol del Torino. Il computer ha tirato fuori un gol folle. Ma che cross ha fatto? Ma... Vabbè, raga, ma sto gol è folle. Fate gli applausi, raga. Ma fate gli applausi, ma per favore. Ma guarda che cross a giro! Ma come McKenny non è realistico, ragazzi! McKenny sì, che è realistico. È arrivato alla seconda stagione. Dopo che col Monza eravamo arrivati in conference. Quindi non è il Monza della realtà, è già un Monza diverso. Cambia tutto quanto. Ed è un giocatore che comunque secondo me ci sta. Vuole avere più spazio e tutto quanto. Ci sta, Dani Mota. Poi vi ricordo che ogni acquisto viene scelto da voi con un sondaggio. E vi chiedo a voi se è realistico. Quindi non è che decido io, eh. Ogni acquisto vi dico. Ragazzi, lui è realistico secondo voi? Occhio però adesso, eh perché una partita perfetta rischia di essere rovinata da due minuti di follia. Rischia di essere rovinata da due minuti di follia. Baschi, rotto Logan Paul. Sbaglia tutto. No, 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 no. Uisian, 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 no, no. Due minuti di follia. Due minuti di follia rovinano tutto. Non ci credo, ma non è finita. Dai, ragazzi, crediamoci. Bernardeschi, pensaci, te, Berna. Mamma mia, non ci voglio credere. Flash Edwards. Bernardeschi, lancia Per Flash Edwards. Non è finita. Flash Edwards. Ah Due minuti di follia. Due minuti di follia. Il computer ha deciso che questa partita non dovevamo vincerla, ve lo dico Attenzione, Capitan Pessina L'architetto, il filosofo, non mi ricordo Pessina, lancia bene Per Flash Gordon Flash, dai Flash Dai Flash, non è finita È nostra, è nostra, è nostra, dai McKenny. Huerta Danimota ah. No, non perdiamola Non perdiamola ragazzi non perdiamolo ragazzi, Huizien, no, 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 sarebbe una follia, Baschirotto fuori, rigore, no punizione, che peccato, era vinta sta partita, sarebbe stata la terza vittoria di fila, e invece, via, uh, la pareggiamo 2 a 2, mamma mia, la pareggiamo 2 a 2, mamma mia, mamma mia che fatica sta partita, vabbè ci sta un passo falso raga Ciao Pepmat. Poi vi ricordo ragazzi che tutti voi che siete qua in chat ogni volta siete, siete dei i, i tifosi di questa squadra. Perché questa è una squadra che ovviamente non esiste. La stiamo creando noi e quindi voi in chat è come se foste allo stadio ogni volta. Quindi dovete fare il tifo. Voi vi immaginate un tifoso allo stadio che dice al, al presente compra quello! Eh! No, stadio si fa il tifo. Comunque, ora io voglio chiedere, visto che voi siete i tifosi di questa squadra e qua decidete tutto voi. Voglio chiedervi, no? Uh, titola... Il nuovo titolare chi è? Bernardeschi o vignato? Eh, ragazzi, qua! gli ha rubato il posto con una partita secondo voi? Sapete che non lo so. Bernardeschi o vignato? Eh, vi ho fatto il sondaggio, raga. Vi ho fatto il sondaggino. Vi ho fatto il sondaggino, intanto io vado a cambiare ruolo a Fabio Ronaldo. E no, vogliamo comprarci Birindelli, no? Birindelli assolutamente no. Vogliamo comprarci Maldini, hanno Maldini offerta due anni di prestito, alla Lazio no? due anni magari un po' troppo, diciamo prestito breve, dai, sei mesi. E, um, interesse per Sole, non ci interessa. Volevo andare a cambiare ruolo a Fabio Ronaldo e volevo andare a comprare Caiorg come riserva di Danimota, giusto per. Eh. Allora, cambiamo il ruolo a Fabio Ronaldo, in TS. 29 settimane, ah faccia, vabbè ok. E andiamo a comprare Caio Jorge. Finalmente potremo comprarlo Caio Jorge. Vediamo se finalmente la Juve è disposta. Sì, ok, vai. Baschirotto non è realista. Vabbè raga, io non vi leggo neanche se mi dite non è quello. Vi ricordo che ogni giocatore se l'abbiamo preso c'è un motivo e soprattutto è stato approvato dalla chat con un sondaggio. Comunque qua mi dite Bernardeschi titolare al posto di Vignato, eh. C'è anche da dire che Vignato raga... Cioè.. Non è che è l'ultima arrivata? ha fatto tutta una stagione e ci ha carriato l'anno scorso. Quindi, buh. Piano piano, vedremo. Faremo giocare un po' tutti e due, vedremo che ci convincerà di più. Ma no, no, no. Niente, raga, Cagliari non ce la facciamo a prenderla. Prima il contratto, adesso ci dicono che non dobbiamo perdere tempo con l'offerta. Eh, che vi devo dire? Intanto va bene, lui è andato in prestito all'Atalanta. Ok. Ok, adesso abbiamo la partita contro. Che sta succedendo? Eh, va bene, D cosa devo fare? Accetta, sì, e accetta pure questo. Vai dove vuoi. Qua continuare offerte che non vogliamo accettare. Ok, vabbè, andiamo avanti, niente. Partita di campionato contro l'Atalanta. Sono tutte partite, raga, contro squadre che sono lì. Perché prima il Torino, poi l'Atalanta. Guardate la classifica. 34 noi, 32 l'Atalanta. Il Torino a 35. Il quarto posto a 39, raga. Siamo lì, eh, siamo lì. Dai, dai, dai. Andiamo a vincere con l'Atalanta. Questo episodio per ora, bene, due vittorie, un pareggio. Edwards uh, Edwards è già salito di uno. Vogliamo dare ancora spazio a Bernardeschi, vediamo se si conferma, è un po' stanco, eh, però sì, dai, diamo spazio a Bernardeschi, vediamo se si conferma e poi, e poi capiamo. Uh, McKenny, Pessina, Ruiz stava giocando bene, mettiamolo al posto di McKenny e facciamo giocare stare, che lo vogliono tutti, vai, dai, 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 dai. dai. Puoi fare un video con MyShowsha ma volentieri, raga, peccato che non, non, non penso lui voglia farlo con me. Tanto grazie mille ad Antonio per l'abbonamento. Dai, eh, grazie mille. Guardate Bernardeschi che è fiero che fiero, quanto è uguale tra l'altro Bernardeschi, fatemi zoomare un po' la camba, ok, è proprio fiero il Berna, vai, Bernardeschi, andiamo, Edwards, Danimota. dopo il pareggio che è stata un po' una delusione, Sané, Sané, è fuori gioco, io tiro quindi, mamma mia, è remoto un bel tiro eh, Antonio, sei abbonato da 13 mesi, penso che sei l'abbonato più longevo che ho, praticamente da, dalla prima live che ho fatto tu sei abbonato, Antonio. Grazie, tutto bene, Anto, grazie mille. Penso di, che sei l'unico abbonato da 13 mesi a questo canale. Grazie mille. Danimota, attenzione, Danimota, no, 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 no. No, 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 no. Calma, salem salem. E il Bilal. Edwards. Ok. Baschirotto Logan Paul. Baschirotto comunque raga, grande acquisto e eh, mi sta piacendo. No, no. Scamacca di Gregorio. Carlos Augusto, vai. Sanè. Oh, Sanè quest'anno, allora Non lo so. L'anno scorso forse col fatto che giocava un po' meno. E aveva meno pressioni. Era, era più costante. Intanto Dani Danimota, attenzione. Si ferma Bernardeschi. Mamma mia, gliel'hanno tolta l'ultimo. Gliel'hanno tolta all'ultimo Quando fai dei cambi porta. Giusto, giusto, hai ragione. Tanto, non stiamo più facendo i cambi, raga. Marcel Ruiz, Bernardeschi. Ma come si gira Bernardeschi? Poi qua la perde. Però, ragazzi, è un giocatore sublime. Davvero. Vediamo se col cambio ruolo magari prende anche l'upgrade. Potrebbe essere. Facciamo occhio. Facciamo occhio. Ma chi è lui? È il Bilal. Eh, brutta storia. Bruttissima storia. Qua prendiamo gol, raga. Qua prendiamo gol. Ma cosa è successo? Ma ragazzi. Ma non pensavo che il computer fosse così intelligente. Io ho spostato il portiere perché pensavo un cross. Di solito funziona così su ultimate team. Ah, Bernardeschi, dai. Si mette male. Si mette male. Vabbè. Che vi devo dire? Ma che vi devo dire? Ma che vi devo dire? Sono un clown, semplicemente sono un clown e va bene così. Marcel Ruiz, dai. Siamo partiti male. Ragazzi, mi serve il tifo. Voi siete i miei tifosi. Siete i tifosi di questa squadra. Io sono il presidente e l'allenatore, anche. E anche il direttore sportivo. Ma voi siete i tifosi. Qua non vedo il vostro tifo. Continuate a scrivermi Compra quello, compra questo Ciao, Buba. Finalmente è arrivato. sei arrivato a te. Serve un moderatore. Per favore, Buba. È ingestibile oggi è la situazione. Ci sei qui in verità nel primo giorno che hai iniziato a fare video. Che se non sbaglio era come se fosse. Ma ragazzi, sei un grande, Antonio. Antonio, ti voglio bene. Ma ci siamo mai beccati dal vivo. C'è stato modo. Buba, gestisci un po', va? Comunque, incredibile. Arriva la buba e prendiamo gol. Prima volta che siamo sotto in tutto l'episodio. Bernardeschi, Bernardeschi. Bernardeschi. Eh, raga, Bernardeschi, posso dirvi che è ok? Bene. Prima st sta, sta, sta partita non è che stia brillando, eh. Sarebbe che prima aveva, aveva voglia di dimostrare per il debutto, ma. Stiamo facendo un po' fatica a sta partita, eh. Ma eh, ok, che siamo controllati l'Atalanta però. Brutta storia, brutta storia. Atebur. 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 Bruttissima, bruttissima. Bruttississima. Bruttissima, bruttissima. Bruttissimissimissima Aiuto, aiuto. Sane, bravo. Sane, bravo, ma sta partita stiamo facendo ridere un po' tutti, eh. Sanè. Pessina. Sanè, da Carvaglio. Lancia bene. Per Ruiz, Ruiz per il pareggio. Ruiz Ruiz! 1-1, uno uno. Vamo! Bravo Ruiz, bravissimo Ruiz un pareggio importante, andiamo negli spogliatoi sul risultato di parità, molto bene, bravo Ruiz, purtroppo no però sono anch'io di Torino con un unico difetto, vabbè ma... ma io non sono della Juve, Antonio ma se tu mi segui dal primo giorno dovresti sapere che non sono della Juve, e ti fo tutte le italiane in Europa, vabbè ma se sei di Torino zio potevi venire alla Youtuber League, ci saremmo beccati, Siamo... due volte sono stato lì, quando ha giocato l'Inter e quando c'è stata Juve Roma, potevi venire. Eh, speriamo, speriamo Allora, facciamo un po' di cambi ragazzi A me non mi sta piacendo Ah, non ho portato Ah sì, no, Huerta c'è eh... Dai, Berna Vabbè Non lo so Berna No, dai, f... dai Berna fino al sessantesimo Fino al sessantesimo Fino al sessantesimo Berna in campo Poi Vignato Forze fresche Giovani soprattutto Ok, non prendere gol Vai Ruiz, Ruiz Bravo Ruiz, bravo Ruiz Già hai fatto gol Ti chiediamo gli straordinari oggi Baschi Aia Ti chiediamo gli straordinari oggi Bravo Bernardeschi attenzione E lo Toronto E lo Toronto Ma e lo Toronto non era Giovinco raga Qual era il meme di Bernardeschi? Non mi ricordo Aveva detto qualcosa Aveva detto qualcosa su Toronto Non mi ricordo C'era un Aia Ma perché siamo sempre così scoperti Contro l'Atalanta Aiuto Ok, Carlos Augusto. Raga, sta partita io vorrei vincerla. Anche se un pareggio con l'Atalanta andrebbe bene di base. Però loro non sono messi benissimo in classifica. Quindi, se iniziamo a non vincere contro quelle sotto di noi, in Champions ci arriviamo col binocolo. Aia, ah, yeah. ma sto il Bilal corre troppo. Logan Paul, non riusciamo a tenerlo. Non riusciamo a tenerlo. Izzo ha fatto un recupero incredibile. Appena la esce facciamo i cambi. Dani Mota. Palla per Edwards, no raga, sta partita non ci siamo. Bernardeschi totalmente assente dal gioco purtroppo. Vediamo se la risolve Vignato. E il Bilal corre troppo. Scamacca, ma quanto vanno i loro, ma quanto vanno? Scamacca... No, Salem... No. Bene. No, non riusciamo raga, la palla non esce purtroppo per i cambi. Edwards, anche te non ce la fai più, c'è bisogno del poeta Romeo. Edwards però, per il filosofo Danimota. Guarda, non ce la fanno, sono troppo più veloci loro. Danimota. Bernardeschi, 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 tutto campo, Bernardeschi, Bernardeschi! Ah, ma che acquisto abbiamo fatto! Grazie mille per l'adorazione Antonio! Ma che acquisto abbiamo fatto! Pum, 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 pum. Bernardeschi, adesso possiamo sostituirlo. Dopo il gol, mamma mia, tre gol in, in due partite per Bernardeschi. Che acquisto, che acquisto! E Wisen lo mettiamo al posto di Izzo che è stanco. Mamma mia ragazzi, sta casando eh. Bernadeschi è un acquisto incredibile di questa squadra. Magari sta combinando il Bern. Magari fa pure l'upgrade, ecco il più, eh, col cambio ruolo. Io vorrei prendere però Caiorga come riserva di Animota perché adesso che torna la Conference la Coppa Italia, non è che può giocarle tutte eh, da Animota. Aiuto, aiuto, aiuto. No, 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 no. Abbiamo, abbiamo appena fatto gol eh. Bravo di Gregorio. Bravo di Gregorio, abbiamo appena fatto gol, non vogliamo prenderlo eh dai. Che diamine Edwards. Edwards. Oh. Olè No. No. Salem. 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 Salem Bravo Logan Paul. Edwards, like, dai. Sei stanco. Lo so. Dovevamo fare entrare il poeta Romeo, ma non l'abbiamo neanche portato. Marcel Ruiz. Brutto errore qua. Ah, potevamo chiuderla. E invece adesso hanno un'ultima occasione loro. Oh mamma mia, loro volano, raga. Già abbiamo preso quella all'ultimo prima. No, 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 no. Ok, Wisian, dai. Calcio d'angolo. Ultima azione. Ultima azione il filosofo intanto è pronto a partire in contropiede. A lui non gliene frega niente di difendere. Ha fatto bene, perché è pronto. C'è un contropiede! Il filosofo. Ci ha creduto fin dall'inizio in questa giocata, ma non ce n'è più, non ne ha più, è stanchissimo, ma va! Il filosofo va! Il filosofo va e non molla! Il filosofo, il filosofo. Cerca un compagno. Eccolo. Vignato, col tacco, Pessina. Ancora. Danimota, dentro. Va bene, abbiamo vinto. Vamo, contro l'Atalanta. Tre vittorie, un pareggio in questo episodio, dai. Dai ragazzi, stiamo giocando benissimo. Stiamo giocando benissimo. Che ti sei perso nel mercato, eh. Bro, ti consiglio di tornare indietro perché abbiamo fatto un mercato straordinario. Se qualcuno in chat ha voglia di riassumerglielo, abbiamo fatto un gran mercato, raga. Un gran, gran mercato. Come ma mai che ha lo suo gusto? Beh, perché ce l'avevamo in prestito ed è tornato, quindi lo teniamo alla fine. Ora abbiamo la Coppa Italia contro il Catanzaro, ma io vorrei intanto... Ah, bene, Maldini va in prestito, vorrei in... fare due cose. La prima, prendere... Ehm... Fare il cambio alla e poi vorrei prendere Caiorghe, raga, io. Cioè, ehm... perché questa è già un'occasione in cui potrebbe tornare utile Caiorghe per far riposare il nostro. Il problema è che, raga, Kaiorghe qua non. Non ce lo fa prendere. Cioè, Mi dice che. La Juve non vuole trattare. Vediamo. Una maledizione. Ok, contatta per acquistare. Bene. Facciamo il baghettino così ci dice la cifra esatta: 6 milioni. Ok, accetta. Bene. Ora, stipendio. Quanto ti do? Non la fame, raga. Alle 9 arrivano i miei amici per vedere la partita e ordiniamo le pizze. Però non so se resisto. Non so se resisto fino alle 9. Ok, turno 9 era accettato. Ora, 5 anni di contratto. Va bene, accettato. No clausola. Stipendio proponimelo te. Eh, non lo so, raga. 30, dai. Prima hai rifiutato 15. Ma basta! Ma cosa vuol dire la cifra? Ma quanto devo dare di stipendio a Cagliorghi, raga? Come riserva? Niente, non riusciamo a prendere Kyorg. Una maledizione. Andiamo contro il catanzaro. Eh, Danimota purtroppo è stanchissimo, raga. Eh, deve riposare, raga. Facciamo giocare... Ma... Facciamo far giocare di AV. Facciamo... Ah, facciamo il cambio roll a Bernardeschi, aspettate. No, non possiamo far giocare di AV, raga. Lo prendiamo nell'ultimo ore di mercato, cosa? Alziamo, alziamo un po'. Che devo fare? Ce la facciamo, Non ce la facciamo, è una maledizione. Allora, Bernardeschi. Vediamo se fa l'upgrade. No, non fa l'upgrade. Però però va bene lo stesso, non cala, quindi va bene, dovremmo aggiornare un po' di piena di crescita secondo voi, no, già, già più, oh, un po di, bel po' di più, uno più due, ci sta, Vignato quanto ha preso? più quattro, eh raga, Vignato è un talento sublime, 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 ok, 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 c'ho una fame, perché mi prende sta fame, uh, ok, Monza-Catanzaro, ottavi di Coppa Italia, eh raga, Ottavi di Italia, però in Italia c'è un po' di turnover, allora. Edwards ne giocate tre di fila, intanto grazie mille Antonio per i 2 euro, grazie mille Antonio, non c'è bisogno, ma grazie mille. Mi pago la pizza stasera. <ride> facciamo giocare Romeo, il poeta, facciamo giocare Sanè. Sensi non sta mai giocando, lo facciamo giocare. Ruiz sta giocando, ma diamogli continuità. Eh no, Ruiz però è stanco, raga, no, 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 Ruiz sta giocando. Gio Capitan Pessina, raga, lui è sempre titolare, sì. Anche per il realismo. Fabio Ronaldo lo mettiamo titolare. Eh, boh, raga, vorrei fare un po' di cambi... Mettiamo via Izzo, facciamo giocare Bonucci che non gioca mai, raga, gioca proprio le riserve oggi, eh, gioca le riserve e va bene così. Dai, solo Danimota davanti, solo Danimota e gioca Vignato che due partite non è partito titolare, ci sta a farlo giocare titolare almeno in Coppa Italia, per non farlo demoralizzare. Mi serve una riserva punta. Beh, non porterei più sfide con Giuse, ma eh, con Giuse facciamo sempre video, raga. È l'unico con cui faccio sempre video, mi trovo bene con lui. Allora, ora, cerchiamo di non fare danni che... Non so se vi ricordate la scorsa stagione. Siamo usciti in Coppa Italia contro. Mi sembra il Lecco. Proprio perché abbiamo sottovalutato la sfida. Abbiamo messo tutti, tutte le riserve e da rimota si è mangiato troppi gol. Chi, chi è che si ricorda di come siamo usciti in Coppa Italia la scorsa stagione, raga? Se vi ricordate, ditemelo perché è davvero. Situazione qua. Mm. Eh, ok. Quindi facciamo occhio anche perché siamo già agli ottavi di finale, raga. Non, non male, eh. Non male. Avere. Più possibilità su più fronti, ok Uisien Abbiamo tutte le riserve, quindi occhio Il Poeta Romeo Noi la Coppa Italia, raga, la usiamo per le riserve A meno che non arriviamo in finale, ve lo dico, eh Perché non è un nostro obiettivo, sempre per il realismo Vignato, gira Pessina, il capitano, il capitano Pessina, bella palla dentro Peccato che Vignato è alto un metro e 52, credo, quindi... Krancic Van de Putte Ok Huisien No 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 Fabio Ronaldo Vamo 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 Dani Motacarbaio Il Daniele Mota nazionale. Gira per Vignato Allarga tutto per Romeo il poeta Il poeta Romeo che ha già fatto il suo primo gol Il poeta Romeo Avanza Ah il poeta Romeo il poeta Romeo ha sbagliato tutto Ma quindi Ah No Cosa, cosa fa Perché Fabio Ronaldo va, va così su? Ma, ma Fabio Ronaldo oh, Ma ti dai una calma Ma, ma Fabio Ronaldo ma io non so davvero cosa dire, Fabio Ronaldo. Io non so cosa dire, Fabio Ronaldo. Wisian, andai. Partita abbastanza inutile questa. Però almeno diamo spazio a quelli che giocano un po' meno. Così. non sono tristi. E sempre anche per il realismo, facciamo giocare un po' tutti. Da rimota. Fabio Ronaldo che è già stanco. Ma come va a essere così stanco? Fabio Ronaldo Vignato. Fabio Ronaldo, fuori gioco di 14 metri. Però mi è piaciuto questo movimento. Eh. Non mi donare assolutamente 50 euro che non devi. Li... Non... No. Facciamo i server privati di Brawl... Si possono fare i server privati di Brawl? Come si fanno a fare i server privati di Brawl, raga? Se si potesse, sì, ma non penso si possa. Occhio, occhio a Pompetti, Pompetti. Brignola. Ok. Van de Putte sta facendo il fenomeno in B, non lo sapevo, raga, scusatemi. Non sto seguendo tanto quest'anno, ma la serie B intendo. Allora, intanto, primo tempo già stiamo facendo fatica perché, ok, che abbia le riserve, però, raga, dai. Ma basta così fuori gioco! Tipi, sitio real, real. Sono contro gli shaky. A me è venuto un buco nello stomaco che c'è una fame, raga, che mi mangerei un leone. Eh, infatti, mi sa che dopo vado a prendere uno snack. Che non resisto fino a cena Se no No ragazzi State a vedere che usciamo usciamo contro, usciamo contro il Catanzaro Vi fidate? Io già so come finisce Grazie mille Antonio Ma come si fanno le private su Brawl? Quando è aperto il canale Aperto dieci anni fa Il primo video l'ho fatto a giugno del 2022 O a luglio Non mi ricordo Comunque è estate 2022 Quasi due anni già eh, Sono due anni raga Che sono uno youtubers mi è cambiata la vita? Sì abbastanza Però Può sempre andare meglio Il mio club di Brawl Stars si chiama Ink Venom Però è pieno Perché Ho messo il limite coppe 30.000 Ma sono entrati tutti Quindi dobbiamo capire poi se Abbassarlo Cioè alzare il limite coppe Romeo Però mi spiace cacciare la gente Romeo 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 Oh Romeo Oh Romeo Sane Sane Dobbiamo andare a fare un gol eh? Sanè che palla per il filosofo! Ma dai, il filosofo contro un portiere di serie B. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Però attenzione a Fabio Ronaldo che si gira. Fabio Ronaldo! Eh, ci stava, ci stava. Segna, hai ragione, bro, segna, eh, non riusciamo so a segnare, ma... Io l'ho detto, raga, col Catanzaro non facile, non facile. Poi dopo che l'anno scorso qua, in questa carriera, è arrivato in finale di Coppa Italia l'Ascoli, non lo so, il poeta Romeo. Dani Mota per il poeta Romeo. Lo vuole far lui il gol. Lo vuole far lui. Lo vuole far lui. Il poeta Romeo. Il poeta Romeo. Vamo. La sblocca lui. Direttamente dalla primavera. Il poeta Romeo. Il 24 giugno il primo video. Ok. Vabbè, sei andata a vedere, Antonio, dai. Non me lo ricordo io, non puoi ricordartelo, te. Due giorni dopo il mio compleanno. Mm. Interessante, no, no, non prendiamo, no, ragazzi. Se prendiamo gol c'è un problema. Perché l'abbiamo appena fatto. Se prendiamo gol, un, bravo, Sanè, dai, vignato, vignato. Comunque contro il Catanzaro, ragazzi, farsa fatica. Sanè, buttati in fuorigioco, fai cosa vuoi. Accidenti, bande putte. Su una... eh, Prendiamo un gol, raga, prendiamo un gol. Ma cosa fa? Ma che intervento è? Abbiamo preso gol. Ma io non ci voglio credere. Ma io non ci voglio credere. Eh, ti ho sgammato, Antonio. Eh, ma vale, ci sta, ci sta. Wiesien. Ah, che fatica, ragazzi. Che fatica la vita da bomber. Che fatica la vita da bomber. Sanè, intanto che palla per Pessina. Vai, bene, bene. No! No! Attenzione per vignato! Vignato! Vuole tornare titolare! Vignato! Non ci credo! Ma cosa ho fatto? Non sapevo se passarlo o se tirare. Dai, dai, continuiamo, Sanè. Pessina. Gira. Il filosofo! Ma non ci credo! Ma ragazzi, dai! Romeo, fai un bel dragone viola, che già hai fatto gol! Eh? Bella palla! Non è vero, non è bella! Uisien, Non è vero, N non è niente vero! Occhio! No, 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 no! Potrei piangere! Potrei piangere! Potrei piangere come il vento! Potrei piangere come il sole! Se prendiamo gol adesso è un bel problema! Mm, però magari glielo facciamo in contropiede, aspettate! Aspettate, l'ho detto. Ma non è fallo! Ma non è fallo! Manette! Manette. Ultima azione, dai. Sensi. Non sapevo neanche che eri in campo, Sensi. Danimota. 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 Sì? Sì? Vignato? Sì? Dobbiamo farci supplementari contro il Catanzaro Perché Vignato è uno scarsone Se ti guarda tu due gol davanti alla porta Io continuo a tenere riserve raga Non voglio far stancare gli altri Però davvero Davvero Vergognoso Dobbiamo farci supplementari contro il Catanzaro Dani Mota Sanè Sì va bene i sogni Sanè Mamma mia Che storia Che storia Scognamiglio Dai Tanto la perdiamo, raga. Raga raga raga, Biasci! Biasci! Ma chi è Biasci? Ah vabbè, ma server privati in quel senso, vabbè, ma sì, si gioca in, in, in tre. Che senso ha? Romeo. Sensi. Romeo. Il poeta Romeo. Per il filosofo Danimota. Danimota. Carboni, filosofo, poeta, non capisco più niente. Capitano, vai, risolvi da te. Capitano, va, risolvi la te, bravo 2 a 1, e via, puzza di prego. Che finale rigori? Per fortuna no, ragazzi. Per fortuna no, perché qua, davvero, una situazione drammatica. Drammatica, drammatica, dobbiamo dirlo. Dobbiamo dirlo. La Coppa Italia la patiamo. Vignato, fai schifo, vergogna. Eh, esatto. Cioè, un poverino, però. Meno male che c'è il capitano, raga, davvero Perché qua, senza il capitano Mamma, c'ho sto buco nello stomaco Ok che tra un quarto d'ora più o meno ordino cena Però, no, 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 non ce la posso fare io Non ce la posso fare, allora mi mangio una merendina La mia resistenza è veramente bassa Aia Poi mi rovino l'appetito, eh Però, eh, non ce la posso fare, Sono andato in palestra e quindi Va così Occhio a brighenti Verna, no, raga, raga, c'è puzza di rigori. Raga, puzza di rigori. I nostri primi rigori, raga. Uff, di Gregorio, calma. Andiamo in contropiede. Sanè, Bene. Vai, Sanè, Mandalo, ok, dai, vai a chiuderla. Filosofo, Vai a chiuderla, filosofo. Ok, Sanè, Vignato. Ha ah, di nuovo ho sbagliato, raga. Mi son mangiato un 3 contro 1. Ma qualcuno mi può dire qualcosa? Mi son mangiato un 3 contro 1. Vignato, sta partita, non lo so. Uisian, tira te. Uisien! raga. Ma che stava a fare, Uisian? Ma che stava a fare, Uisian? Niente, Vignato non ce la fa. Benedesc è più forte di Vignato. Sì, sì, no, raga, ma infatti. Mm. Finita? È finita? O gli dai fai fare l'ultima azione? Oh, Siamo ai quarti di finale di Coppa Italia. Grazie, 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 grazie. Meno male, raga, perché davvero. Vignato, scarsissimo, concordo, raga, concordo. Mamma mia, raga, che fatica però sta partita, eh, che fatica. Applausi, bene, sì, così alziamo un po' il morale di tutti quanti, però... Uff, torniamo in campionato, ma prima dobbiamo comprare Caiorghe, raga, c'è incredibile, non riusciamo a prenderlo Caiorghe, non riusciamo a prenderlo è follia. Che pizza prende una bella margherita, e poi mi prendo una porzione di patatine fritte, ma le prendo in un posto marcissimo, raga, sotto casa, tipo che babbaro, ma una roba eh, indecente, però... Oh. Buono così. Ma ce lo fa prendere, ma Kennyo ci dice che non possiamo fare l'offerta perché non è passato abbastanza tempo, bla 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 bla. Eh, perché potrebbe anche essere questa... Eh, Mota sembra corto di energie, lo so fratello, ma... Eh, Kyorg c'è un problema. Eh no, nessuna azione disponibile. No, non vorrei che adesso non facciamo più in tempo a prenderlo. Mignato, raga, sta deludendo quest'anno. Infatti, meno male che abbiamo preso Bernardeschi. No, il budget è finito, raga. Dobbiamo prendere solo Kaiorg come riserva. Se riusciamo a prenderlo, Kaiorg, però è quello il problema. Perché sono tre volte che ci rifiuta. No, basta. Sanè, non, non ve lo do. Vediamo un po' se adesso possiamo. Sono tre volte che ci rifiuta, Kai... Kaiorg. Ah, mi sa che lo riusciamo. Dobbiamo puntare su qualcun altro. Raga, ci serve una riserva per forza di Dalimota, non ce la fa a giocarle tutte. Se non riesci, prendi Oselu. Sì, se non riesco prendo Oselu. Giusto per far rifiatare un po' Dalimota, eh. Però oh, mi piaceva Kaiorg che prove, no, sapete? Ciao Nick Vediamo se si è sbloccato così Interesse per Roselu Eh no infatti dobbiamo muoverci raga Interesse per Roselu dobbiamo muoverci Vediamo se si è sbloccato Caio No non si è sbloccato Caio Niente andiamo a prendere Roselu raga Andiamo a prendere Roselu come riserva Eh Va bene va bene Sempre se Cioè sperando che accetti di fare il 11 milioni Il turnover Roselu Va bene 11 milioni accettato Prendiamo lui, raga, mi spiace perché volevo prendere Caio, però. Prendiamo Zelu, dai. Turnover lo accetta, è importante, vuole essere. Vabbè, lo prendiamo come importante, poi non sarà importante. Due anni di contratta almeno mi servono. Va bene? È il mio Sosio, raga. È il mio Sosio, Zelu. Mamma mia, 46.000, eh, raga. Purtroppo è un acquisto che abbiamo dovuto fare così all'ultimo. Per correre i ripari, non era il primo nome che volevo nella lista, ma. Va bene così, raga. Va bene così. Oselu, dai, va bene così. Va bene così. Non, non era un nome che volevo fare. Purtroppo, anche il fatto che lui vuole essere titolare. Noi non avevamo bisogno di un titolare. Va bene. Andiamo, raga, andiamo perché abbiamo vinto in Coppa Italia. E adesso. Abbiamo un campionato da, da andare avanti, perché guardate un po', classifica, settimo posto, attenzione, ci stiamo avvicinando, 37 punti, la Champions è a 41 ragazzi, la Champions è a 41 e siamo contro l'Empoli, partita potenzialmente facile, io direi, Vignato, guarda, sei stanco, guarda, ti faccio riposare in panchina, te lo dico con molta sincerità, Bernardeschi titolare, facciamo riposare anche Dani Mota, che purtroppo gioca da 5 partite di fila, e tanto Sané è salito a 70 molto bene... Volevo far giocare Wisian, ma è stanco, Bonucci è stanco, ragazzi, non è che abbiamo molta scelta, eh. farei riposare il Capitan Pessina che sono 5-6 partite di fila che fa, mettiamo Ruiz a centrocampo, anche se non è troppo lucido, e... Fabio Ronaldo mi è piaciuto però deve riposare, ci sta raga dai, andiamo contro l'Empoli, debutto di José Lu, quante partite hai fatto? Tipo 6 credo, sta andando bene oggi, abbiamo solo... le abbiamo vinte tutte tranne un pareggio con... Con il Parma mi sembra, o col Torino. Però sta andando bene, col Torino. Però sta andando bene, raga. Abbiamo fatto grandi acquisti, tutti molto realistici secondo me. Ovviamente è tutto un po' romanzato, però ci può stare. Volevamo prendere Caiorghe come riserva di Di Danimota, perché abbiamo dato via i cardi. Però purtroppo non si è riusciti a prenderlo. Abbiamo provato mille volte, non si è riusciti. E quindi abbiamo preso Zelu, che è il mio Sosia, va bene lo stesso. Sarà uno scarsone, ma Danimota ogni tanto deve riposare, raga. Purtroppo non ce la fa. Vai a prendere Nuke Bab. Eh, va bene, va bene. Io ti faccio compagnia. Occhio. Occhio. Va bene, Digresh. Va bene, Digresh. Dai, calma, ragazzi. Joselu. Mette giù. Federico Bernardeschi. Ruiz. Ruiz è stata una bella sorpresa, comunque, ve lo devo dire. Ruiz, raga. Non si lamenta mai. Fa la riserva. Quando entra fa bene. E quindi bene. Oh, mamma mia! Flash Edwards per il mio Sosia. Il mio Sosia. Joselu! Voleva debuttare subito con un gol. Il Sosia di Venom. Joselu. Tifo Inter o Milan. Non tifo né Inter né Milan né Juve. Tifo le italiane in Europa in serie A quella che gioca meglio ogni anno quella che merita anzi tanto Flash Edwards per Oselu come si intendono i due Oselu come si intendono i due ragazzi attenzione non dico che Danimota rischia il posto però è una buona riserva altro che Icardi Huerta la mette dentro per Oselu si sta subito facendo vedere bravo bravissimo bravissimo non bravo bravissimo Walu. Bravo, Berna, mamma mia, Bernardeschi. Bernardeschi lancia Oselu Oselu, vuole il primo gol con la maglia del Monza. Il mio Sosia, Oselu Vamo, vamo. Ma anche lì, mio... raga, mi assomiglia pure come l'ha rifatto nel gioco o se non realtà? Oselu Ah, sei in Santa Rita, Antonio? Ci sta, ci sta, ci sta, ho capito allora. Ho capito, ho capito Ciao, Leandro. Io alla fine mi sta che resisterò senza andare a mangiare. Probabilmente. Perché non penso che apriamo ancora tante partite. Perché poi c'è la Champions. Devo ordinare tutto quanto. Calma. Out. E vabbè. Noi facciamo gol e poi loro ci fanno gol così. Vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. Ci sta. Ci sta, ci sta. A prendere gol dall'Empoli, che è il 19 in classifica. Occhi a Giasi. Occhi a Grassi. Occhiaggiati già, raga. Io non vorrei dire, ma sta partita con Lempoli, mm. non vorrei dire. Non vorrei dire, l'ho detto, mamma mia, Sufference. Sufference. Vai. Izzo, Flash Edwards. Vediamo se fa veramente il Flash qua. Deve fare un super flash Edwards. No, non ce la fa. Però c'è Ozelu che sta facendo un ottimo. Ozelu fa dei movimenti incredibili. Forse era fuori gioco, meno male che non è passata. Calma, bene. McKenny. Flash Edwards. Gli manca un po' di finalizzazione. Vediamo. Oh, Flash Edwards, Flash Edwards, Flash Edwards. L'ho appena detto. Gli manca un po' di finalizzazione. Vediamo. Eccolo. Flash Edwards. Ragazzi, ma è al primo gol in, in campionato Flash Edwards? Non mi ricordo. Ditemelo voi. Che sicuramente avete seguito. Ciao Francesco. Ditemelo voi, raga. Come è finita la conference? Non abbiamo ancora giocato gli ottavi di conference. Non so se li facciamo in questo episodio. Intanto non ce la fa più X, raga. Non ce la fa più X. Deve riposare un po' di più. Primo gol. Ok, primo gol. Bene. Flash Edwards c'è. Dopo questa partita facciamo un po' il recap. Vediamo anche il calendario e vediamo un po' di situazioni. Che sicuramente è uscito il sorteggio di conference. Bene. Flash Edwards, gol. Anderson. Carlos Augusto, ok. Calma e sangue frio. Ok. Testa, testa, testa. Bravo Baschi Rotto. Riassunto della live, vuoi? Allora, praticamente, abbiamo fatto tante vittorie e un pareggio solamente in campionato. Abbiamo vinto in Coppa Italia supplementari. Tutto ciò perché abbiamo fatto un bel mercato invernale. Ovvero abbiamo venduto anzi, scambiato i cardi perché non lo volevamo più, comunque i cardi via. E abbiamo preso, abbiamo preso a destra. Ehm, Edwards, vendendo anche Ciurria, Poi abbiamo preso come riserva davanti Joselu, perché è il mio sosia. E abbiamo preso anche Bernardeschi come riserva di Vignato. Ma Bernardeschi sta giocando benissimo e quindi forse diventerà il nuovo titolare. Vediamo, vediamo, vediamo. Tre gol in due partite per Bernardeschi, è per ora. Oselu anche ha fatto un ottimo debutto, Raga, Secondo me, ha voglia di far bene Oselu, ma al debutto tutti fanno bene. Rigore, ah no, fuori gioco, ok. No, raga, sta partita puzza, puzza proprio. Puzza di pesce è andato a male. McKenny. No, raga. Devo fare Ma come? Ma in che senso l'Empoli la termina centrocampo? Ma spiegatemi. Intanto Anderson puzza, 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 puzza. Puzza, puzza, gol. Digresh! Se la perde Digresh. Digresh se la perde. Digresh che se la perde così. Ma che cambi facciamo che abbiamo tutti stanchi? Ah, non abbiamo neanche portato Vignato. Eh no, raga. Danimota dovrebbe entrare. Ma no, no, no. Deve riposare Danimota. Deve riposare raga, non dobbiamo pareggiare, però Dani deve riposare, l'abbiamo preso Oselu, dobbiamo fidarci di lui, dai Oselu, bravo, anche se hai 46 di velocità, Oselu va da Huerta, Huerta è un po' assente. sta per attenzione a Bernardeschi dentro, l'ho visto, l'ho visto, Bernardeschi, si gira, Il... la magia, Huerta, era buono, era buono, peccato che non è patata. siamo 2 a 2 raga, sta partita è molto tesa, McKenny. Tra no, ore... no, 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 oh, no, 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 un pareggio anche grave, ma meno grave. No, 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 no. Una squadra che punta la Champions non può perdere contro una squadra che lotta per la salvezza. Sta partita è veramente complicata, eh. Occhio. No! Mamma mia che intervento di Zwizzel non ce la fa più comunque lentissimo. Di Stiamo facendo una fatica contro l'Empoli, ma in Maonde. Perché poi non si sa. Ismaili? Niente. Dobbiamo faticare. Tutta la partita contro l'Empoli. E eh, vabbè. Vediamo se riusciamo a strappare un gollettino in qualche modo. Sì, di Gregorio uh, sta partita, sei ubriaco, eh, mi sa. Dai. Ma non riusciamo a fare niente. Saranno i 120 minuti che hanno giocato in Coppa Italia. Però in realtà no, perché erano le riserve quelle Niang Non, uh... non, non so cosa dire ragazzi. Non so cosa dire. Sotto contro l'Empoli. Bernardeschi. Per Huerta. Huerta. Huerta, calma. Calma, kick off. 3-3. Calma, 3-3. Palletta sublime di Bernardeschi. Sembrava Neymar che la dà a Mbappé contro la Juve in Champions. L'anno scorso, mi sembra, sì. Sublime, raga. Sublime. Recuperiamola adesso. Recuperiamola e andiamo a vincerla. No, no, la perdiamo di nuovo, la perdiamo di nuovo, la perdiamo di nuovo. Scivolate, folli, butta giù tutti. No, 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 no. Via. Caccia, via. Finita, dai, va bene. Incacciare, 3-3, dai. Facciamo l'ultima partita dell'episodio, va. Ultima partita dell'episodio che poi andiamo tutti a vederci le partite, io vado a ordinare il cibo e cose varie. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Vediamo un po' la situazione con sto pareggio. Ora siamo contro il Monza. Ok, Carlo Augusto 34 milioni. Mm, no, grazie. E poi abbiamo la Coppa Italia con il Lecce. Uh, potremmo arrivare in semifinale. Allora, voglio vedere un attimo due cose. La prima, la classifica. Classifica settimo posto sempre, siamo lì. Il quarto posto, uh, e a meno 3. Il Napoli ha perso, raga. Il Napoli ha perso, quindi questo pareggio non è stato per niente male. Però le inseguitrici sono lì, eh. Torino 36, Atalanta 35, sono tutte lì, raga. Un bellissimo campionato, un bellissimo campionato. E... Volevo vedere. Ah, sì, volevo vedere in conference league chi abbiamo beccato. Allora, calendario: non ci sono ancora i sorteggi di conference. Ma è possibile? Perché non ci sono ancora i sorteggi di conference? Ah, perché forse devono fare i preliminari? Eh sì, c'è ancora il turno preliminare. Vabbè, niente, lo scopriremo più avanti, raga. Siamo all'8 febbraio. Ultima partita dell'episodio contro il Cagliari. Chiudiamo in bellezza. Chiudiamo in bellezza con Vignato, raga. Chiudiamo con Vignato perché non può non giocare mai Vignato. Oselu, bene, devo dire, bene, mi sei piaciuto. Però, stai qua. Bernardeschi, stai qua. Il poeta Romeo, stai qua. Wiesien, vai titolare perché Izzo, te lo giuro, non ce la fa più a correre. Chiudiamo in bellezza. Facciamo giocare Fabio Ronaldo. Dai, facciamo giocare Fabio Ronaldo. Vai, andiamo. Ultima partita. Vamonos, 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 vamonos. La gente come noi non molla mai. La gente come noi. La gente come noi. La gente come noi. Non molla mai. Lo dico come lo dice Gilbert. Perché la gente come noi. Non molla mai. La gente come noi. Non molla mai. La gente come noi. Non molla mai. Non molla mai. Così lo dice Gilbert. Ciao Leandro. Non ti perdere questa che è l'ultima sfida ragazzi, vi consiglio di restare perché questa è l'ultima partita che faremo in questa live. E poi ci vediamo domani. Fabio Ronaldo, voglio chiudere in bellezza eh ragazzi. Voglio chiudere in bellezza, quindi un po' di tipo, dai, un po' di cuori rosso-bianchi che ne ho visti pochi oggi eh. Ogni volta che fate un cuore in chat rosso-bianco è come se steste alzando la bandiera allo stadio. Flash Edwards, Flash Edwards, Mota è riposato adesso, gira per Vignato, guardate Flash Edwards però mm, non era male l'idea. Oh! Bravo Dani, filosofo. No. Mm. La gente come noi non molla mai. No, no, non possiamo andare sotto. Quanti cuori? Mamma mia, Digresh! Si fa riscattare dopo la pessima partita di prima. Si fa... No, come si dice? Si fa? Perdonare. Mamma mia, Digresh. Voleva addirittura bloccarla, Digresh. Ciao Anto. Digresh Supremacy. Supremacy di Gresqua, qua Occhio Occhio Goodmonson. No 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 McKennie No 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 Jutigla 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 No 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 no. Ok 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 Dai ventunesimo eh Ventunesimo Non bene non bene ma non importa Baschi Rotto Fabiao Ronaldo Pessire Abbiamo fatto un gran calciomercato comunque raga devo dire Dani Mota Con calma ma la calma non c'è Edwards, sale Birindelli sulla fascia, Birindelli come la cavalca, Danimota, Danimota si ferma, Capitan Pessina, parata dal portiere, ma poi mi hanno fatto un blocco, direttore, non è basket qua eh, e fallo questo, recuperatene Matteo, non posso starti a spiegare tutto, vai, comunque nettamente un altro livello Edwards eh, rispetto a Ciurria, bravo Vignato, vuole, vuole dimostrare che lui... E il titolare di questa squadra Ha detto Oh, è no, eh, che ora arriva Bernardeschi Mi sono preso il posto da titolare L'ho tolto a colpani Arriva Bernardeschi Mi ruba il posto No no Tanta attenzione qua La vedo critica Gol Mamma mia ragazzi Mamma mia Sto episodio è iniziato bene Sta finendo nel peggiore dei modi Ve lo dico Sta finendo nel peggiore dei modi Sta finendo in un modo proprio triste Vai McKenny Edwards Vignato Bella palla per Flash Edwards. Flash Edwards. Palla dentro. Il filosofo dice. Calma ragazzi. Calma ragazzi. Ci sono io. 1-1. Entra. Entra. Ci penso io, dice il filosofo. Adesso che non ho più la pressione. Con Oselu vado d'accordo. Con Icardi un po' meno andavo d'accordo. Fabio Ronaldo. McKenny. Vignato. McKenny. Azione magica, e eh, era bella, l'idea c'era raga, Però ero pronto a crossare ma purtroppo no, mandiamolo ma in fuorigioco, e eh, non avevo calcolato che lui poteva andare dritto, non avevo mica calcolato che lui poteva andare dritto, fuori, meno male, fine primo tempo Ciao Mazen, ha funzionato, mi hai fatto ridere, mi ha... deve crescere il barman dici, Eh, deve crescere, hai ragione hai ragione, però a noi serve anche un po' di sicurezza, cioè di certezza già. Perché ormai non siamo più una squadra che lotta così per il nulla. Noi siamo una squadra che quest'anno lotta per la Champions, abbiamo la Conference, quindi siamo una squadra nuova. Siamo una squadra nuova. È un nuovo Monza, è il Monza di Venom, il Monza della carriera realistica. Attenzione però. Pessina, niente. Comunque okay, il Got Bernardeschi ha debuttato con quel tiro a giro lì, che davvero mi ha detto, ok... Forse abbiamo un problema. Vignato Huerta. Forse regolare? 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 capitano Pessina! Regolare, mamma mia. Huerta comunque male in termini di gol. Ma, raga, sta facendo una quantità di assist. Secondo me è ottima. Ottima, ottima. Bene, bene. Dai, l'abbiamo ribaltata. Jankto. Occhio a qualcuno, aiutgla, aiutgla, Uisien non fa rigore per favore, McKenny. McKennie viene a togliere a questi ragazzi, bravo Baschirotto, bravo Di Gregorio dai, ole, ripartiamo, ah Capitan Pessina, ah Yankto. calma, vai Capitan McKenny McKennie Capitan Futuro eh comunque ve lo dico, ve lo dico, intanto un po' di cambi dai, Vignato via, Facciamo entrare il Got Bernardeschi. Facciamo riposare Danimota. Mettiamo il mio Sosio Zelu. Facciamo riposare Huerta, mettiamo Izzo E facciamo riposare Edwards e mettiamo Romeo. Forse un po' troppi cambi? Sì, però vediamo. Sempre comunque forza Monza, esatto. Quattro cambi? Forse un po' azzardati, eh, non lo so. Vediamo. Occhio al tiro, eh. Occhio al tiro. È uno schema? Aia, è uno schema? È uno schema! Di Gregorio la fa sua. Oselo appena entrato, vediamo come la gira. Bene, bene, benissimo. Il poeta Romeo. Mamma mia, anche il poeta Romeo. Bene, Meccanni, Meccanni, C'è il poeta Romeo che è partito. Ah, peccato, si è mosso troppo rapidamente Bernardeschi. Era pronto se no a gottare Bernardeschi. Voleva mandare al bar il portiere. Peccato, peccato, ma va bene, va bene lo stesso. Pessina sbaglia qua. Però a Pessina tutto è concesso. Dopo il gol. Occhio, Sadic, occhio, occhio. Fabio Ronaldo, bravo, via. Ui, sei bravissimo, ottima uscita. Mackenny, voglio chiudere in bellezza perché adesso chiudiamo sempre male gli episodi con una sconfitta, raga. Quindi. Oselu Sanè. Il mago. Il mago. Il mago. Il mago. In avanzata. Perde palla il mago. E questo è un danno. Questo è un problema. Pff. Gli ha fatto fare il giro del... Del... della giostra, non lo so. Bravo Oselu. Bravo Oselu. Bravo Sanè. Bravo Gott! Il Gott! Ah, questo difensore solido. Lo patisce Bradeschi che è Gracilino. Eh, stiamo soffrendo. Fase concitata della partita, raga, qua. Ve lo dico, fase molto concitata. No, no, buco, 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 buco centrale. Chiudiamo bene. Bravo Birindelli. Aia. Jutla McKenny. Vediamo in bellezza ragazzi, con Bernardeschi magari, Oselu lo lancia il Got, Bernardeschi, il Got, Bernardeschi, il Got, Bernardeschi! gol in tre partite disputate e la chiude lui. Spammate tutti i gotti in chat. Tutti i spam di gotti in chat e ci salutiamo, ragazzi, perché Bernardeschi è un giocatore sublime, la recupera ancora Bernardeschi, ragazzi. Bernardeschi ne vuole fare un altro. Fuori gioco. Ragazzi il gott davvero, cioè, un giocatore è sublime, sublime, non so cosa dirvi. Io. Non so cosa dirvi del gott. McKenney, Romeo, Joselu Vabbè, fischiamo, direttore? Vamonos! Vado avanti solo di qualche giorno per vedere se ci sono i sorteggi, ma Gaza, 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 ragazzi, ottimo episodio questo, ottimo episodio, ci siamo ripresi tutti quanti, ci siamo ripresi tutto quanto, scusate, siamo di nuovo lì in lotta per un qualcosa di importante, siamo lì in lotta per un qualcosa di importante, adesso, allora, abbiamo la Coppa Italia dove siamo ai quarti di finale contro il Lecce, quindi molto bene, molto bene, poi abbiamo il campionato. Dove, se non sbaglio, ci siamo. No, siamo ancora al settimo posto. Ma raga meno due dal quarto posto. Meno due dal quarto posto, ma siamo tutte lì. E poi abbiamo. Voglio vedere un'altra cosa. Voglio vedere. Intanto sono usciti i giroli di conference. Perché sarebbe ancora che uscissero questi gironi di conference, cioè gli ottavi di conference. Non sono usciti, c'è ancora il turno preliminare. Va bene, volevo vedere. Classifica marcatori del campionato. Non della Coppa Italia. Me ne frega. Danimota 18 gol dietro a Ferguson. Molto bene. Classifica assist. Eh, no, però del campionato. Abbiamo. No, David, ok, non ci interessa. Mentre volevo vedere ancora due cose, volevo vedere ordinando per gol e assist i nostri. Mamma mia, 12 assist vignato, eh. meno eh, non male. Danimota 29, Pessina 5-4, Pessina secondo il mio marcatore fa pensare, Bernardeschi è già arrivato raga, ha fatto gli stessi gol di Vignato ma in quattro partite, Quattro partite e 4 gol, voto medio 8,88, ne vogliamo parlare di questa cosa? O cioè, Vabbè, che vi devo dire, è un fenomeno, è un fenomeno, Romeo più 3 già preso, molto bene, Ruiz più 1, raga sono molto soddisfatto, mi stanno, mi stanno piacendo, mi sta piacendo questa stagione, è ancora più della prima se è possibile e quindi ci vediamo domani raga. Ci vediamo domani, ci vediamo domani perché domani domani c'è la conference. Raga, forse Real Madrid, andate a vedervi tutti la partita. Ci vediamo domani.